Eccoci qua, benvenuti a tutti amici miei, buon pomeriggio, buona domenica, come andiamo? Eh? Andiamo benissimo Gianni, andiamo molto molto bene, vedi dietro di me il caos, no? Il ca... Aspettavano me amici, eccolo qua, Wimbledon. Gianni? C'è qualcosa che non va? Ma sono io, sono io, sono io, portatore di... Esatto, sono io il portatore di... Avete visto, amici miei, io non ho fatto niente, mi sono solo seduto, ho detto buonasera, buon pomeriggio, vedi, e continuano... Però è un caos perfetto, perché poi tutti quegli ingranaggi, Gianni, vanno tutti al loro posto, no? Come tutti i nodi arri arrivano al pettine, Gianni? Una volta. Esatto. Bene, amici miei, buon pomeriggio e buona domenica. Abbiamo tanti orologi da mostrarvi, tanti orologi... Eh, anche grandi novità eh, importanti importantissimi anche eh, più, più, più leggeri eh, per, eh, perché stiamo arrivando a Natale caro eh, ormai manca poco mancano due mesi giusto oggi è 24 pensa te. è 24 di ottobre di solito eh, Natale è il 25 no quest'anno cade il 25 Natale così quest'anno <ride> Quest credo che sia il 25 di dicembre è vero o no quindi abbiamo ancora due mesi. però, amici miei, ci sono delle offerte straordinarie che dovreste cogliere al volo per trovarvi già preparati. Perché poi ho dubito insomma, che, eh, sino a, a, a quella data straordinaria, noi possiamo offrirvi, no? offrirvi eh, ancora queste opportunità. Quindi premunitevi prima. Eh? È vero o no, Gianni? Tanti orologi, tante straordinarie novità. Io non so davvero da dove iniziare. Inizierei dall'orologio che più mi, mi piace. Allora, 080-697-7150, il numero della libertà. Eh, posso, posso chiedere ai nostri amici di salutare? Eh? Ok, allora, amici miei, utilizzate questo numero se volete anche per salutare. No? Eh, eh, per me è, è fondamentale sapervi all'ascolto. Per cui mi raccomando. 080 697 e poi potete chiedere gli orologi che vorreste vedere, se ce li abbiamo li mettiamo qui, nessuno vi ricontatterà, ma sarete voi a decidere se ricontattarci oppure no. E poi prenotare l'orologio. Prenotare l'orologio eh, in tutta tranquillità, in tutta serenità, potete prenotare, metterlo da parte con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, semplicemente, e poi amici miei procedere all'acquisto. Giusto? Una volta proceduto, Gianni, una volta. Eh, che l'orologio è stato acquistato, avrete poi 14 giorni per esercitare evidentemente il diritto di recesso, cioè il soddisfatto rimborsato, capisci? È così, giusto? Dimmi Gianni, dimmi. Osvaldo benvenuto, da Turin, da Turin. Osvaldo benvenuto, buon pomeriggio. E allora, il Wimbledon alle mie spalle lo state vedendo, io partirei con... Un saluto, scusami Angelo, dall'amico da Milano, il signor Maurizio. Maurizio da Milano. Benvenuto Maurizio. Trasmissione estemporanea sarà questa, io immagino. Eh? Sono molto bello carico sta, eh, oggi pomeriggio, per me è mattina perché mi sono svegliato da poco. No? Eh, vedi, vedi, vedi. Allora, amici miei, buona visione, buona domenica. Eh, mi raccomando, ripeto, non sorbitevi le mie lunghissime e eh, noiose presentazioni se c'è qualche orologio che vorreste vedere in particolare chiedetemelo perché io sono qua apposta per voi siamo in diretta 080 697 7150 vai col primo orologio e partiamo subito da questo splendido Milgaus eh? questo splendido e meraviglioso Milgaus guarda che meraviglia straordinario esemplare amici miei che sta per essere ritirato dalla produzione, ve lo sapete benissimo. Uh, mi manca qualcosa, caro Gianni? Ok. Un saluto all'amico Maurizio da Bologna. e Scusami Angelo, dovresti presentare il Cassaoro. Maurizio da Bologna, Massimo da Bologna? Non ho capito, direttore. Devo far vedere i Cassaoro. Chi devo salutare però perdonami? Maurizio e Massimo da Bologna. Massimo da Bologna, benvenuto. Maurizio l'abbiamo già salutato. Benvenuto, benvenuto. Adesso facciamo vedere subito i, i Cassaoro, perché voi sapete, amici miei, che eh, le vostre richieste sono come l'ambulanza, vero o no? Hanno sempre la precedenza, direttore. Giusto? Dico bene, caro? Adesso, se riusciamo a fare questa operazione, sarebbe veramente cosa ottima, buona e giusta. Ma nel frattempo, amici miei, questo Milgaus è a vostra completa disposizione con scatole di garanzia ufficiale Rolex. La nostra garanzia è valida per 24 mesi sul buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. D'accordo? Splendido, splendido anche il prezzo. Sta a voi, amici miei, decidere se è, è, è qualcosa di eh, fattibile oppure no. I cassaoro. Allora, intanto partiamo con questo, un fermo immagine, please, intanto partiamo con questo Ongere in oro rosa, anni 70, un ultrapiatto, grande orologio, a mio modesto parere, sinonimo di eleganza, di qualità, 17 rubini, guarda che meraviglia. Ultrapiatto, oro rosa, oro 18 carati, nonostante eh, sia un anni 70, Gianni, lo garantiamo comunque per 24 mesi perché ha passato 7 controlli di qualità. eh? sette controlli di qualità, orologio straordinario garantito per 24 mesi sul buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. La nostra richiesta per questo esemplare è di soltanto 1290 euro. Questo in oro rosa, poi ne abbiamo un altro molto bello, di grande qualità, che è addirittura un Valmont in oro giallo, sempre oro 18 carati, addirittura questo ha il suo cinturino originale. Tutto, tutto perfetto, davvero tutto eh, molto, molto corretto. Guarda qua: anche la corona è marcata, Valmont, vedi qui cassa in oro, quadrante silver. Gli indici sono applicati sempre in oro, 18 carati. Guarda che meraviglia! Perfetto nel suo stato di conservazione. La nostra richiesta è di soltanto 990 euro. Entrambi, amici miei, sono movimenti meccanici a carica manuale. Sono ultra piatti sono di grande, grande. Eh, sapore è vero no Gianni eh? un sapore veramente diverso da, 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 dalle nuove produzioni esatto esatto 1290 990 eh? fai un fermo immagine se l'amico interessa non sono qua gli orologi sono qui a sua completa disposizione va bene Scusami, un caro saluto dalla signora Clelia. Clelia, benvenuta. Clelia, benvenuta e buona domenica. Eh, tante, tante signore all'ascolto, e sono molto, molto felice. Veramente, veramente, veramente molto contento. Eh? Salutiamo i, i, i nostri amici Luca, e Ivan, salutiamo Carlo, salutiamo tanti amici che sono già collegati eh, prima di me, in effetti. <ride> Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Non ho capito, scusami. Il nostro Ivan e Luca sono due persone meravigliose che io ho avuto il piacere di conoscere eh, durante questi eh, anni. E, e dico la verità: sono orgoglioso eh, di saperli all'ascolto, orgoglioso di saperli legati a questa azienda perché insomma. Eh, quando ci si, ci si comporta bene, è vero, da, in, da entrambe le parti, eh, rimane sempre qualcosa, è vero o no, Gianni? Dimmi, dimmi, dimmi. Eh, Carlo, sei troppo buono. Allora, opinabile, eh, Gianni, finiscila, ok? Carlo, sei troppo buono ad ogni modo, è eh, troppo buono. Allora, amici miei, ci siamo? Gli ho visti i due eh, testa oro. Allora, sarebbero da prendere entrambi, sempre che io possa dirlo, posso dirlo? Sarebbe da prendere in coppia, direttore. 990, 1290, diciamo 1000, eh, 2002, 2003. Dai, 2300 euro. Dai un piccolo acconto, il resto lo paghi niente al mese, è giusto? Ad esempio, con 44 euro mensili. La reception? Va bene, rivediamo il, mil il Milgaus, dai, rivediamo il Rolex Milgaus che è veramente molto carino, andiamo a vedere cavo, andiamo a vedere questo splendido esemplare, questo Rolex Milgaus davvero da non perdere, quadrante blu, vetro verde, indici geometrici rifiniti in oro bianco, Gianni, così come la coroncina, ore 12. Il particolare connubio, Gianni, di questo quadrante blu col vetro verde e quella lancetta a modi di saetta che rende questo orologio più unico che raro. Eh? Eh, signori, un orologio che io prenderei al volo davvero, perché è prossimo al ritiro della produzione, d'accordo? Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, non perdetelo, questo grande straordinario esemplare. Mm? Angelo, scusami, dovresti presentare il Wimbledon per il signor Gianni? E che problema c'è, direttore? Sono qui per questo, eh? Andiamo a vedere il Wimbledon, lei dove va? Ed eccolo qua, lo splendido Date Just Wimbledon, guarda che meraviglia: acciaio oro rosa, quadrante ardesia, indici romani in oro, rodiati verdone. Gianni, eh? ti piace così? Datario R3 con scatto rapido e lente magnificatrice. Splendido il 41 mm, acciaio e oro rosa, veramente molto carino, eh? veramente, veramente, molto carino. Ecco, l'altro giorno discutevamo sull'eleganza sull più o meno di Rolex, no? questo è un orologio veramente molto elegante, a mio modesto parere, questo è veramente, molto, molto elegante. Splendido, 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 Datejust 41 mm, Suomesta, Wimbledon, guarda che meraviglia. Il prezzo, Gianni, niente. Eh? Niente, perché parliamo di 14.700 euro? Considera che l'orologio è nuovo, scatola di garanzia e addirittura completo del suo QR code. Guarda qua. Poi ci sono le nostre plastiche protettive, amici miei. Chiaramente, no, Gianni, non lo diciamo perché poi eh, potremmo innescare delle polemiche sterili e inutili, capisci? Quindi. Lasciamo, 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 lasciamo stare, no? Ci sono le plastiche che servono per proteggere gli orologi, poi che siano messe bene o messe male, quello non è un, un, un discorso che possiamo affrontare adesso, capisci Gianni? Allora, non istigarmi, per cortesia. 14.700 euro, questo splendido Datejust Wimbledon, mamma mia, che meraviglia! E poi, e poi, e poi, signori, ho il pezzo top, eh? Ho, ho il pezzo top. Non ho capito, scusami. E allora passiamo, Gianni, a veramente uno dei più eh, acclamati, ricercati orologi di tutti i tempi. Eh? Prego a voi l'immagine. Mamma mia, che meraviglia, Gianni. Eh? Mamma mia, che meraviglia. Rolex Daytona Ceracrom. Il quadrante bianco. Il pandino, Gianni. Eh? Il pandino. Guarda che meraviglia. Meraviglioso esemplare Rolex Daytona, introvabile amici miei. E su questo avrei potuto dirlo anche sul Milgaus, avrei potuto dirlo anche sul Wimbledon, ma su questo mi viene più semplice. E, e ogni tanto, Gianni, anche io vorrei eh, no, eh, rimanere nella mia comfort zone, è vero no? Non posso stare sempre ai limiti, Gianni, eh? rischiare sempre no, il mio nome, il nome di questa azienda. Voglio stare nella mia comfort zone. Quindi. In questo caso, posso dirvi con tutta la tranquillità del mondo e con la sicurezza e la certezza, che è un orologio che nel 100%, non 99,9%, 100% dei concessionari Rolex del mondo, non Bari e Barletta, Roma e Civitavecchia, Brescia e Roncadelle, no? in tutto il mondo non è disponibile, non è pronta consegna. C'è ancora chi parla di liste d'attesa, ma sappiatelo le liste d'attesa non esistono più amici miei rolex non li accetta più e quando qualche rivenditore qualche eh, concessionario si prende questa responsabilità è proprio sua responsabilità vi potete eh, aspettare potreste aspettarvi il fatto che vi dicano ci dispiace no dopo due anni dopo tre anni dopo cinque anni l'orologio non è più in produzione d'accordo poi una storia Molto, molto lunga che è già successa sul GMT. Il primo orologio è stato il GMT che ha fatto cambiare proprio il modo di operare eh, eh, da parte di Rolex nei confronti dei concessionari e a loro volta eh, nei confronti di noi eh, appassionati. Ad ogni modo, andiamo a vedere questo orologio straordinario. Daytona Ceracrom e io lo apprezzo molto questo orologio perché seppure Gianni è un trionfo di novità la ghiera ceramica ma è chiaramente un invito, un ritorno a un gusto straordinario che è quello del Rolex quattro cifre, è vero o no? Scatole garanzia ufficiale. Eh sì, Gianni, lo sai. Scatole garanzia ufficiale Rolex, scatole garanzia ufficiale Rolex, la nostra garanzia valida per 24 mesi su buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza perfetto nel suo stato di conservazione amici miei guardate che meraviglia pari al nuovo eh? pari al nuovo approfittatene gentili io non, non voglio insistere non voglio dire nulla su questo esemplare perché qui se sai no, non hai bisogno delle mie parole soprattutto se puoi perché poi non costa eh? non costa 30 denari diceva non costa 30 denari eh ma ad ogni modo, amici miei, ci sono dei prezzi uh, di mercato, dei valori di mercato che eh, noi eh, abbiamo sempre sott'occhio. È, è vero anche che quando, al mio modesto parere, quando ci si rivolge uh, l'attenzione a determinati pezzi, poi il prezzo non deve essere la prima uh, priorità, no? non deve essere la prima peculiarità che bisogna cercare, perché se mettiamo il prezzo davanti, nove uh, volte su dieci, siamo passibili Gianni di fregature, ecco par fatemi parlare in maniera molto molto schietta e sincera. In questo caso, però, amici miei, siamo a un livello veramente basso per quanto riguarda il mercato, perché come spesso accade, io vi dico: 33.250 euro. 33 euro oggi eh, posso dirti che il prezzo migliore, per quanto io non, non abbia. Uh, la propensione a mettere il prezzo davanti, soprattutto su un orologio così importante, soprattutto su un orologio così uh, introvabile, però lo devo dire, uh, 33.250 è un prezzo straordinariamente basso, basso per quello che è il mercato, con, tutte poi, uh, um, con tutti poi i servizi che questa azienda offre. Perché se oggi vedi un privato che pubblica questo orologio, non in queste condizioni magari, ma mettiamo anche a queste condizioni, direttore, eh, che sia perfetto, con la scatola della garanzia, e chiede 34-35 mila, con la tecnica del visto e piaciuto, con la possibilità gi giustamente anche di, di non dare ecco, tutte le garanzie che questa azienda vi offre. Beh, io credo davvero, amici miei, che a questo punto il prezzo sia importante. Perché 33.250 amico mio tu hai la possibilità intanto di pagarlo niente al mese, dai un piccolo acconto e i 30.000 li puoi pagare per esempio con eh, 640-650 euro, euro al mese, nel massimo del tempo se vuoi, vuoi uh, provare a pagarlo con una, una tempistica più, più corta, puoi pensare dai 12, 24, 36, 48, massimo 60 mesi. Uh, e quindi già questo vale molto, perché? Non perché tu non abbia la possibilità o la disponibilità, ma semplicemente perché hai l'orologio al polso e i soldini in tasca. Te lo paghi, niente al mese, non, non ti accorgi no, di questo acquisto, ma nel frattempo ti godi qualcosa che oggi, amici miei, vale la pena avere, vale la pena possedere. Vuoi per un discorso anche elitario perché evidentemente non ce l'ha nessuno, e poi un secondo. Motivo importantissimo a mio modesto parere è un orologio, amici miei, che evidentemente sta uh, scalando le vette più alte dei prezzi dei valori di mercato. Quindi, prendere un orologio del genere non vuol dire soltanto comprare qualcosa che nessuno ha, ma vuol dire anche mettere al riparo i propri denari. In maniera saggia, in maniera concreta, in maniera veramente uh, intelligente. Mm? Lasciatemelo dire. Vediamo, vediamo l'orologio, Daytona, Daytona Ceracrom, molto bello, di grande qualità. E poi ho anche un altro Daytona. Ho anche un altro Daytona. Questa volta, Daytona Movimento Rolex, quadrante nero. Veramente, veramente un grande, grande orologio. Mm? Anche qui posso, anzi, no. Questo è full set, caro. È un full set completo di tutto. Guarda che meraviglia, full set completo di tutto. I segni che vedete amici miei sono sempre alle plastiche, sono sempre dovuti alle plastiche che servono proprio per proteggere gli orologi. L'orologio è intonso, immacolato, non ha nessun graffio, nessun eh, eh, segno che ne vada a inficiare il valore, anzi, 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 è completo di tutto un oggetto di straordinaria bellezza e di grande qualità, la nostra richiesta gentile è di soltanto 26.300 euro. Eh? Ce li abbiamo, direttore, facciamoli vedere entrambi. Eh, salutiamo l'amico Romeo, ciao Romeo. Buona domenica, 2008-2016 eh, sono gli anni, no? di produzione di questi due straordinari esemplari. Il nero chiaramente è un 2008, il 2016 invece eh, questo Daytona Cherachrum veramente veramente straordinario. Io ieri, eh, è stato ieri, ieri vi ho mostrato una foto che ho, su, sì, una foto che ho, mostrato, che ho sul telefono no? con l'andamento dal 2018 al 2021 della serie dei Daytona. Si partiva dal, dal movimento Zenith poi il Rolex, poi il Chromalight, poi il Ceramica, eh, c'è un incremento che parte dal 73-75% per il Chromalight, immagino, eh, sino ad arrivare all'82-83% per quanto riguarda il Ceramica. Cioè in tre anni, amici miei, il valore di questi orologi si è eh, innalzato in maniera vertiginosa, ma la cosa bella qual è? Che continuerà e continuerà in maniera ancora più veloce, ancora più eh, efficace. Perché? Perché già l'anno scorso si parlava del ritiro del Daytona Ceracom. Ma a prescindere dal fatto che eh, possa essere ritirato oppure no, amici miei, eh, ormai non è più un qualcosa che, come posso dire, non conosce nessuno, eh, che non sa nessuno oggi. Davvero eh, anche le pietre sanno che comprare un Daytona non vuol dire soltanto comprare un grande orologio, ma fare un, un compiere veramente un grande investimento. E allora se ci tieni, amico mio, ai tuoi danari, se ci tieni ai tuoi cari, eh, io credo che se ci sia la possibilità, Gianni, non devi fare altro che chiamare lo 080-697-7150. D'accordo? Andiamo sugli orologi, ti prego. Perché non abbiamo finito Gianni, abbiamo appena iniziato. Eh? E quindi a questi due capolavori vado a inserire il terzo. Aspetta un attimo, direttore, perché voglio metterlo come si deve, non sarà facile. Guarda un po'. Eccolo qua, insieme a due grandi, straordinari esemplari. non potevo omettere la presentazione di quest'altro clamoroso esemplare. Anche qui, amici miei, vale la regola del Daytona Cerachrom, no? Il 100% dei concessionari Rolex nel mondo non ce l'ha. L'85-90% dei reseller, cioè chi come noi acquista e vende orologi, non ce l'ha. Di quel 10-15% che ne è in possesso, io non so quanti di questi, amici miei, possano offrirvi la serenità e l'affidabilità che Chiosone Luxury Watches vi offre. Sette controlli di qualità. Pagamento dilazionato, soddisfatto o rimborsato. Acquisti comodamente da casa tua e il resto è tutto a, nostre, a nostro carico. È vero o no? GMT, Master 2, Ceraclon, Pepsi. Che meraviglia! 20.500 euro. 20.500 euro, bellissimo, eh, veramente, vediamoli tutti e tre, caro, vediamoli tutti, sì, sì, vediamoli tutti e tre, i tre tenori, eh, i tre tenori, guarda che meraviglia, Daytona, Ceracro, Daytona Rolex, Daytona in acciaio e eh, GMT Master 2 Pepsi, mamma mia, bracciale giubile, poi io lo prediligo, ti dico la verità, lo prediligo, è una questione personale, eh, poi c'è chi Adora il bracciale Oyster. Io, a mio modesto parere, anche in quelli anni 80, anni 90, no, I 5 cifre. Preferisco il bracciale Jubilee. Ma poi, gentili amici miei, abbiamo qualcosa di veramente importante: ugualmente importante, ma a un prezzo veramente, veramente più vantaggioso, eh, più accessibile. Perché parliamo di un super professional diver, il diver per eccellenza, ovvero il Deep Sea Deep Blue. Guarda che meraviglia! Deep Sea Deep Blue 3900 no... metri di profondità 3900 metri di profondità, guarda che meraviglia, James Cameron World Guinness Record, cosa? Vanno di sfogo per le ore 9, amico mio. Guarda che meraviglia! 44 mm, full set, completo di tutto come se tu l'avessi acquistato evidentemente dal centro Rolex, più vicino a casa tua, eh? bello, il quadrante deep blue è veramente straordinario, eh? Veramente straordinario. 14.500 euro soltanto 14.500 euro. Veramente, veramente straordinario, questo esemplare clamoroso, Sea-Dweller, Deep Sea, Deep Blue, 14.500 euro, ricorda che il corredo è completo e che comunque al corredo completo vi ha aggiunto la nostra garanzia valida per 24 mesi su buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. Abbiamo finito, amico mio? Non abbiamo neanche iniziato, perché poi... 2008 full set il Daytona Nero. Eh? Rivediamolo, rivediamolo subito caro. Rivediamolo subito perché insomma quando hai queste possibilità, quando, hai, quando puoi offrire queste opportunità ai nostri amici, al nostro pubblico, siamo sempre molto fieri e orgogliosi. Guarda che meraviglia, eh? Guarda che meraviglia. Sembrava lo svegliarino. Rolex Daytona 2008 full 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 set veramente veramente, veramente straordinario eh? veramente straordinario ma come è andata dove è, dov è non c'era altra alternativa e quello è un reparto veramente e poi amici miei Andiamo a vedere un altro splendido esemplare. Eh? Gianni, non essere eh, pressapochista e frettoloso, eh? con calma. Quiet, please, quiet. Oh, vedi? Date just, 41 mm, quadrante blu. 41 mm, quadrante blu, ultima referenza. E il prezzo, direttore? è il prezzo? 11.650 euro. 11.650 euro. Io, io divento matto perché con questi, a, questi, a queste cifre eh, i prezzi... Non <ride> sei meglio di no. Eh, I prezzi di questi orologi, amici miei, voi lo sapete che sono in continuo divenire, venire. Eh? E quindi oggi hai la possibilità veramente di mettere un grande orologio. Guarda che meraviglia, guadante blu. Guarda come si vede bene, eh? ghiera in oro bianco, guarda la zigrinatura, Gianni, della ghiera in oro 18 carati, eh? che spicca, che risalta su questo quadrante blu soleil veramente straordinario. Anche questo è montato con bracciale jubilé e devo dire di una finezza uh, più unica che aveva, eh? più unica che rara. E poi, caro, e poi rivediamo questo Milgaus, perché, uh, tesoro, il Milgaus che è un professionale a tutti gli effetti, eh, è l'orologio per i veri professionisti, è vero o no? Resistente fino a 1000 Gauss. Eh? Per quanto riguarda i campi magnetici, il vetro è verde su quadrante blu: uno dei più particolari. Rolex, a mio modesto parere, io non ho mai nascosto eh, la simpatia ecco, diciamo, per questo esemplare. Eh? Veramente molto carino. A 10.390 euro. Un caro saluto dall'amico Marco. Marco, benvenuto. Marco, benvenuto. 10.390 euro. Super Milgaus, meraviglia. È vero ora, no, Zanni. Completo di scatola, certamente, certamente. Completo di e garanzia. Dai, andiamo a ritroso, vediamoli tutti e poi eh, eventualmente. Eh, sì, ne Angelo, scusami, dovremmo rivedere anche il Pepsi. Volentieri, caro, volentieri. Rivediamo il Datejust 41 mm, 40 blu a 11,650. Rivediamo il Dipsey a 14,5 altro pezzo clamoroso. Poi. La richiesta del nostro gentile amico, ovvero questo GNT Master 2 Pepsi. Per l'amico Dario. Dario benvenuto. Dario benvenuto. Um, che dirti, Dario, Dario, se non agisci. Eh? Non, non restare lì. Come uno spettatore, no? uh, come una comparsa, si sì protagonista. Eh? Che tu possa essere il protagonista. Prenotando questo orologio, mettendolo via, e eh, a 20.500 euro consapevole di aver fatto un'ottima operazione economica e anche di alto livello orologiero. Non ho capito, scusa. Il prezzo del Milgao, scusami? Niente, direttore, 10.390 completo di scatola di garanzia. Milgaus è da non perdere. Eh? Piccolo sforzo, grande risultato. Ma dobbiamo andare avanti, amico mio. Quanti ne prende? Che faccio? Lascio? Eh, lascia, lascia. A queste cifre sarebbero da prendere veramente più di uno, eh. sarebbero davvero da prenderne più di uno. Sì. In quanti anni è successo quante volte? No. Ma l'ignoranza sai è come il vento. Io, sei, Gianni, io de devo, devo prendermela con i, i venditori di enciclopedie, no? Perché penso che a qualcuno abbiano venduto le enciclopedie dalla Z alla A, non dalla A alla Z. Capisci? Mamma mia. Vabbè, amici miei, chiaramente ce l'ho con Spina nel fianco, eh. Ci mancherebbe altro. Allora, dai, abbiamo visto i due dettori, adesso andiamo avanti. Eh. Adesso andiamo avanti spediti, perché eh, abbiamo tanti orologi da mostrarvi, visto sì. Marco, eh, è stato un piacere. Eh, è stato un piacere mandare gli auguri alla tua dolce metà, Rossana. Rossana mi, mi, io non mi, Rossana Rosanna. Rosanna, Rosanna, Ros Rosanna, Vabbè, auguri. <ride> è stato un vero piacere. Allora il Wimbledon, te lo faccio vedere subito, è qui, è qui, amico mio, è qui. Guarda che meraviglia, splendido date. Just Wimbledon, acciaio e oro rosa. Nuovo scatole garanzia ancora con il QR code. Guarda qua, chiosone luxury watches per servirvi, amici miei, eh. Chiossone Luxury Watches per servirvi, Datejust 41, Wimbledon, acciaio oro rosa, nuovo scatola di garanzia, 14.700 euro, 14.700 euro, questo se vuoi un orologio elegante, un orologio importante, un orologio di, 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 di un certo tipo, è vero o no? Se invece sei amante, Gianni, dello sport, sei amante delle, come posso dire… delle avventure non limits, bravo Gianni, eh? Bravo, mi meraviglio di te, guarda, non sembri neanche tu. Uh, hai la possibilità di scelta, eh? Con questo splendido e meraviglioso Rolex Sea Dweller Deep Sea Deep Blue, 3900 metri di profondità, 3900 metri di profondità, orologio straordinario, Guinness World Record a 14.500 euro, quindi sei lì, no? Sei lì, guardiamoli insieme. Vuoi un orologio elegante, importante? Prendi lo splendido e meraviglioso Wimbledon a 14.700 euro. Se invece sei un animo più sportivo, più intraprendente, eh, eccolo qua: l'oroso che fa per te, massiccio Gianni, 44 mm, 3.900 metri di profondità, uh, full, full, full set, completo di tutto. Il Wimbledon è nuovo. Uh, il Deep Sea è un secondo polso: è vero o no? Secondo polso. Completo di tutto, però, full set, come se tu l'acquistassi da Rolex, amico mio. A 14.500 euro. Vi voglio ricordare la possibilità di direzionare gli importi da un 1.500 euro a un massimo di 30.000 euro. Ok? In tutta tranquillità, sì, te lo faccio rivedere ancora una volta, amico mio. Dammi la possibilità di parlare anche di altri orologi, eh? Eh, perché poi lo sai, quando iniziamo a parlare di Rolex, va a finire che no, diventa tele Rolex qui. Ne abbiamo tanti, poi ne abbiamo tanti, quindi, però devo mostrare anche altre, altre Maison, è vero o no? Guarda che meraviglia. Rolex Milgaus, e questo amici miei, se mi posso permettere, è il pezzo da non perdere. Eh? Piccolo sforzo, Gianni, grande, enorme risultato, perché a 10.390 euro oggi un professionale Rolex non lo trovi, soprattutto se hai la certezza che questo orologio verrà ritirato a breve dalla produzione. oggi per questa cifra puoi trovare un date just con tutto il rispetto per i date just 36 mm, perché poi vedi quando vai su 41 mm, a parte il Wimbledon che è il top, no Gianni, il top. Io ve l'ho sempre detto per quanto riguarda le configurazioni dei date just, amici miei. Eh, C'è poco da, da inventarsi no? nella miriade di eh, configurazioni per quanto riguarda il date just. Eh, la più famosa, la più rinomata, la più ricercata è il Wimbledon o il Blue Roman, d'accordo? Chiacchiere, discorsi stanno a zero. Ma io qui ho la possibilità di mostrarti un date just classico, bello, bello, veramente molto bello, che come puoi notare, caro Gianni, costa 11.650 euro. È veramente molto carino, eh? Però ti dico la verità, ti dico la verità, questo Milgaus Diventa veramente sempre più appetibile. 10.390 euro. 10.390 euro. Mm? Rivediamoli tutti e quattro e poi, e poi andiamo via, dai. Poi andiamo via perché ho tanti orologi da mostrarvi. Forza, 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 Gianni. 080 697 7150. Non. Non temporeggiate, amici miei. Non. Non rischiate di sentirvi dire non c'è più, perché poi sono orologi che probabilmente, gentili, fra un mese, due mesi, tre mesi, ma probabilmente anche fra una settimana Gianni, riusciremo a rimpiazzare, no? Il problema è uno soltanto, ha delle cifre più alte, perché li pagheremo di più e li offriremo a qualcosina in più. Allora, se l'orologio vi piace, il prezzo non è un problema, interagite subito, bloccate l'orologio e poi con i nostri ragazzi a Centralino potrete eventualmente anche stabilire la modalità di pagamento che preferite, per cui carta di credito bonifico oppure un pagamento dilazionato da un minimo di 500 euro a un massimo di 30.000 eh, nella tempistica che va dai 12 mesi Gianni a 60 mesi. Puoi scegliere tu la rata, puoi scegliere tu la tempistica, scegli tutto tu, è vero o no? Andiamo a vedere gli orologi, dai. Andiamo a vedere gli orologi. Che meraviglia! Che meraviglia! Fermi immagine, please. Allora dimmi 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 Gianni, i due testa oro? Due testa oro. Tesoro, ma costano veramente un cappuccino e un cornetto? Eh, amico mio, costano veramente un cappuccino e un cornetto. Angelo, scusami, dovessi presentare l'Omega Deville e il Tudor Royal. Subito, ma, caro eh, direttore, nel frattempo devo mostrare questi due testa oro. Eh, Ancora una volta, che ripeto, costano relativamente. Voi sapete, amici miei, io ho grande rispetto per il denaro. Però, 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 un roso anni 70 ultrapiatto, con queste caratteristiche, tutto in oro rosa, oro 18 carati, perfettamente funzionante e garantito per 24 mesi su buon funzionamento, a 1290 euro. A 1290 euro non esiste. E ancora di più questo Valmont a 990, eh? 990 euro. Anni 70 ultrapiatti straordinariamente belli di qualità, conservati in maniera idilliaca, 9.90 per il Valmont, 12.90 invece per Longère. Devo mostrare, hai detto, il Omega Deville, eccolo qua, e il Tudor Blue Royal. E lo facciamo vedere, hai detto, qual è il problema? Allora, vedete amici miei, qui c'è Omega Devil, movimento coaxial, parliamo di Omega, parliamo di Devil, una delle referenze, uno del, dei nomi più storici, già nei altisonanti della categoria Omega. Il Devil, amici miei, è uno, un orologio storico che eh, Omega ha voluto eh, riproporre con il nuovo movimento coaxial che è, è considerato, non da me ma da chi si intende davvero di alta orologeria, il miglior movimento meccanico automatico della storia. Guardate che meraviglia. L'orologio nuovo scatole garanzia costa 3.600 euro di listino ufficiale, noi lo offriamo a 2.900 euro. Uh, ha un diametro di 39,5 e nuovo scatole garanzia, nuovo di Pacca, 2.900 euro. Questo è il numero 1, Omega, Deville, meraviglia. Il numero 2 invece è questo splendido Tudor Blue Royale, Tudor Blue Royale, addirittura un carica automatica, movimento meccanico. Day Date questo ha un diametro di 41 mm, direttore. E su questo c'è un prezzo meraviglioso. Su questo c'è un prezzo meraviglioso. Poi il numero 3, lo scelgo io, direttore. Se l'amico chiedeva un Omega, io ho un Omega meraviglioso o un omega addirittura edizione limitata, che è lo 007 James Bond, Casino Royale. È un orologio tra i meno telegenici della storia... Devi stare calmo, Gianni, devi stare calmo, lo sai. <ride> ok? Va bene. Omega 007 James Bond. Ripeto, è uno degli orologi meno telegenici della storia, ma ad ogni modo, amici miei, chi conosce la storia di Omega, chi conosce la grande saga eh, di eh, 007, è vero, riconoscerà questo esemplare straordinario. Edizione limitata, l'orologio è un osso in, praticamente mai indossato, completo di tutto, vai col fermo, please. E la nostra richiesta è di soltanto 5.500 euro. Poi mi diceva il direttore che l'amico che ne ha fatto richiesta, a, avrebbe avuto piacere con un acciaio e oro e di acciaio e oro, a parte Wimbledon meraviglioso che ho mostrato poc'anzi, eh, ho questo esemplare che vorrei consigliargli, Gianni, con grande attenzione, cioè il Tudor Black Bay. Eh? Tudor Black Bay nuovo, nuovo di pacca, acciaio e oro, 41 mm, esattamente come il Blue Royal, direttore. Nuovo scatole garanzia a 4.960 euro. Allora, questo per il gentile amico che ne ha fatto richiesta. Il mm? signor Patrizio. Patrizio. Allora, Patrizio, Tudor Black Bay 41 mm, nuovo scatole garanzia a 200 metri di profondità, acciaio e oro, 4.960. Il numero due. Omega 007 James Bond, completo di tutto, mai indossato. Orologio da grande collezione, orologio da grande intenditore a 5.500 euro. È un Seamaster, rimani lì, è un Seamaster caro. È un Seamaster, ma edizione limitata. È un Seamaster, ma per il Casino Royal Gianni, che è proprio un grande casino. Casino, casino, ma sì, ma stai a guardare gli, gli, come si dice Gianni, gli accenti. Allora, 5.500 euro. Il numero 3 è un Blue Royale straordinario di Tudor. Day-Date, automatico, nuovo scatola di garanzia, il prezzo è una meraviglia amico mio, il prezzo è straordinario e poi, e poi rivediamo lo splendido Omega DeVille. Grazie anche a lei amico mio, grazie anche a lei. Che altro posso far vedere? Che ne so, un Tudor Heritage, uno Zenith, un Aquarazer, perché no? Eh? Eh? Ok, uh, li abbiamo fatti vedere, rivediamoli tutti per cortesia insieme, se è possibile. Per l'amico Patrizio, che ringrazio per averci chiamato sia per fare la richiesta e anche poi per, per averci comunicato il suo parere. Mm? Guarda che meraviglia! Quattro splendidi esemplari. Il Blue Royale ha un prezzo magnifico, amici miei, quindi vi esorto a chiamare per chiederlo perché il prezzo è meraviglioso. Ok, fermo immagine, please. C'è da ieri, bravo Gianni. Quando fai così, guardami. Eh. Lascia stare Gianni, lascia stare. Ok, vediamo un po' cos'è questo esempio. Ah! E poi c'è questo Tudor Black Bay GMT. Tudor Black Bay GMT. Ghiera Pepsi, movimento meccanico a carica automatica, nuovo scatola di garanzia. Sempre 41 mm, chiaramente come tutti i Black Bay, signori, 4.500 euro. C um, cronometro di precisione, quindi certificato COSC, la rosa dei Tudor, eccola qua, sulla corona, the big crown. Che meraviglia, direttore, che meraviglia! Eh? A 4.500 euro. Ma, ma se vuoi, ho anche un altro grande, grande orologio da mostrarti, ovvero questo splendido Breitling Super Ocean. 42 mm ghiera ceramica e il nuovo Super Ocean. Anche qui parliamo di certificato COSC e devo dire che Brighton credo sia stata una delle prime mesona ad avere questa eh, certificazione eh, del COSC, da sempre sinonimo di qualità, affidabilità, orologi straordinari. Qui parliamo di un Super Ocean quindi 500 metri di profondità, amico mio. Un Diver per eccellenza ha soltanto 39,50. 3.950 euro. Ma non ho finito, amico mio, come ti dicevo, ho appena iniziato, perché eh, in alternativa posso offrirti, e eh beh, siamo da Chiosone Luxury Watches, eh, caro, siamo da Chiosone Luxury Watches, e allora, in alternativa, caro Gianni, ti offro addirittura un altro super cavallo di battaglia, cioè il Tudor Heritage Chrono Blu. Introvabile, Gianni, il blu. Introvabile il blu. Anche il nero, ma il blu proprio... Eh, non lo trovi, è più vavo, adesso lo facciamo vedere, direttore, guarda che meraviglia. Tudor Heritage, nuovo scatole di garanzia, direttore. Nuovo scatole di garanzia 4300 euro, pensati 4300 euro confermato il, il Blackbay. Grazie, grazie mille, ottima scelta, eh? ottima scelta, che meraviglia. Rivediamo il concetto, direttore. 4.300 euro per questo splendido heritage, nuovo, nuovo di pacca, è un 41 mm, nuovo scatole garanzia, ripeto ancora una volta, amici miei, un Tudor eh, che rappresenta Tudor in tutto e per tutto, da sempre, orologio storico, particolare, devo dire la verità, molto particolare eh, nella leggibilità, nel Dial, che non assomiglia a nessun orologio, evidentemente. Dovessi ripresentare il Royal un atomo Puzzanti a viti a pompa, nuovo scatola di garanzia Qua... 4300 euro. Il numero 2 invece, caro Gianni, è uno splendido super ocean di casa. Breitling che veramente avete eh? dovreste rubarmelo dalle mani? Dovreste rubarmelo dalle mani. Un brightling così, un super 500 metri di profondità a 3.950 euro. cioè, io veramente faccio fatica a, a non sentire i telefoni che, che implodono. Gianni, No, esplodono, implodono. Pagabile anche con 84 euro mensili. Se pensi anche che lo puoi pagare 84 euro al mese, cioè, allora, eh. e poi Gianni, il numero uno il Black Bay GMT il Pepsi a 4.500 euro vedete, vedete questo segno qui eh, amici miei? vedete questo segno qui non è graffiato raschiato rotto è la plastica è la plastica che serve proprio a preservare l'orologio da eventuali graffi danni e quant'altro l'orologio è nuovo e quindi non ha nessun segno che ne vada a inficiare il valore a 4.500 euro pagabile anche con 99 euro al mese se vorrai eh. 99 euro al mese per uno splendido Black Bay nuovo nuovo, devo mostrare il Blue Royal, eh? allora noi facciamo un fermo caro Gianni e con calma e tranquillità andiamo a presentare il Blue Royal eh? Tudor Blue Royal è l'orologio più acclamato dei nuovi arrivi Gianni Tudor ha realizzato questo orologio secondo il mio modesto parere prendendo il meglio di altri orologi e mettendoli insieme in maniera stratosferica con eh, il bracciale che chiaramente ti riporta a Audemars questa cassa un po' eh, sagomata Gianni, un po' eh, con questi eh, segni evidenti, no, Gianni, con queste geometrie che ti riportano al grande genio di Gerald Genta, è vero o no? Un Blue Royale straordinario con movimento meccanico a carico automatico, day date con chiaramente la prerogativa, Gianni, la peculiarità di un movimento realizzato in house. Eh, per Tudor, guarda che meraviglia. Il prezzo è straordinario. Chiama 080 697 7150. Noi siamo qui a tua completa disposizione per qualsivoglia evenienza. Eh. Per qualsivoglia evenienza, Tudor Blue Royal. Veramente, veramente straordinario, eh? veramente, veramente straordinario. Prezzo, signori, prezzo speciale. Salutiamo amico Giacomo, un abbraccio Giacomo, buona domenica anche a te. Quanti siete, amici miei? Tantissimi, eh? vi adoro, vi adoro. Scusami, i due testa oro me l'hanno richiesti ancora una volta, ma sono ancora disponibili? Come mai, Gianni? Come mai? Sai perché te lo dico io? Costano troppo poco. Allora uno dice, vieni vieni, allora uno dice, sono anni 70, no? Ultrapiatti. Saranno delicatissimi, Gianni. Costano così poco, avranno anche qualche problema. E invece no, amici miei, io vi voglio assicurare, non vorrei, proprio voglio assicurarvi sul fatto che questi orologi anni 70 eh, sono stati trattati esattamente come gli orologi del 2020 no? o del 2021. Cioè, quando noi li acquistiamo... Uh, effettuiamo sette controlli di qualità, rotismi, uh, impermeabilità, tutto quello che facciamo agli orologi moderni lo facciamo a questi orologi e se non passano questi sette controlli di qualità signori noi li rimandiamo indietro a chi ce li ha dati, te Tant'è Zanni che così come garantiamo gli orologi 2020, 2021, 2018 per due anni, anche questi hanno una garanzia sul buon funzionamento per due lunghi anni, 24 mesi di garanzia sul buon funzionamento. 1290, amici miei, se volete facciamo 1490, 1690, 1890, 1890, se questo serve per farvi stare più tranquilli. Ma perché pagare di più? Perché pagare di più? Eh, sì, ce l'ho. Fallo vedere. Signori, settimana scorsa, eh, oddio, non settimana, questa settimana Gianni una settimana particolare dove vi abbiamo parlato di, ampiamente di Perseo un saluto di... dall'amico Domenico Domenico benvenuto Domenico un abbraccio forte al nostro amico dalla splendida Catania eh? dicevo abbiamo, abbiamo parlato in eh, lungo e largo di questa maison straordinaria per la quale siamo diventati concessionari ufficiali e eh, come vi ho detto qualche giorno fa, gentili, siamo orgogliosi di rappresentare questa maison perché intanto è una maison secolare, amici miei, per noi è un grande lustro. Noi che comunque, come avete potuto notare, vendiamo orologi di grandi marche, no? Audemars, Bacheron, Rolex, Breguet, Panerai, Zenith, Omega, e più, chi più ne ha più ne metta, no? Ma siamo veramente molto orgogliosi di essere riusciti a diventare concessionari ufficiali di questa maison che... Ripeto, è una delle più longeve, ma soprattutto è molto molto legata alla nostra splendida Italia. Eh? Non soltanto perché dal 1927 ai giorni nostri, quindi ancora adesso attualmente è eh, sponsor ufficiale, fornitrice di tutti gli orologi per SEO forniti alle ferrovie dello Stato. Non soltanto perché evidentemente è stata anche sponsor ufficiale, e main sponsor della Federazione Gioco Calcio. Quindi dei grandi enti italiani, no? Ma soprattutto perché è legata alla storia italiana. È legata alla storia italiana, eh, quella più trionfale, Gianni, quella più trionfante, ecco, diciamo così. Questo è il cavallo di battaglia di Perseo, è, ovvero il subacquatic, che ha due grandi caratteristiche: ovvero la funzione GMT, quindi con la possibilità di leggere il doppio fuso orario, d'accordo. E i 200 metri di profondità, quindi un diver a tutti gli effetti, con ghiera unidirezionale ceramica, bracciale Jubilee, veramente, veramente molto carino. 1300 euro è la nostra richiesta. 1300 euro è la nostra richiesta. Buongiorno. Nuovo scatole garanzia con garanzia ancora da attivare. L'attiveremo noi perché, come vi dicevo, orgogliosi di essere concessionari ufficiali di per sé. Orologio è Swiss Made, completamente realizzato in Svizzera: non soltanto in movimento, ma tutte le parti, tutte le componenti. Sono Swiss Made. Eh? Un saluto da Samuele da Pisa. Samuele da Pisa, benvenuto. Eh, buona domenica. Dalla splendida Pisa. Rivediamo i Blue Royal. E adesso, amici miei, ho un orologio veramente straordinario da mostrarvi. Bello, bello di qualità, ha un prezzo piccolo, Gianni. Mi sento un po' califano. Come dice califano? Ha un tempo piccolo. Eh? Dice così. Bravo. Califano è stato un grande poeta, Gianni. Grandissimo. E vediamo questo splendido Super Breitling Endurance Pro. È un orologio di grande livello, gentili, eh, seppur con un movimento a quarzo, Gianni, eh, ma ha un movimento brevettato, Brightling, che si chiama proprio Super Quartz. Eh, non super quark, Gianni, super, super quarz. La cassa realizzata in ceramica è una ceramica brevettata anch'essa perché tre volte più leggera del titanio. È un odio per eh, i grandi sportivi, ma non solo Gianni, perché poi ha, ha una, una, una buona. Eh, come posso dire, una buona estetica, no? guarda che meraviglia una bella leggibilità, guarda che meraviglia leggero come una piuma, ma allo stesso tempo resistente è vero o no? Guarda che meraviglia Endurance Pro, un trionfo di brevetti eh, per quanto riguarda Breitling. e il prezzo è veramente più che ragionevole perché direttore parliamo di 2700 euro caro 2700 euro per un Breitling Endurance Pro te rendi conto Gianni? 55 euro al mese, se vuoi. Per uno nuovo, nuovo scatole di garanzia, eh? 5 anni di garanzia Brightlink Che meraviglia? Che meraviglia? A 2700 euro. Non lo perdere, amico mio, no, no, no. <ride> no, 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 Gianni, non lo perdere. Quale? Quale? Un orologio tutto verde. Ah guarda, allora stai parlando sicuramente di quell'Hamilton. Hm? Stai parlando sicuramente di quell'Hamilton? Di grande qualità, di grande livello, guardalo qua. Angelo scusami, intanto un saluto dall'amico Roberto e poi dovresti presentare il buget. Molto volentieri. Roberto, benvenuto. Guarda che cos'è questo Hamilton Day date. Movimento meccanico a carica automatica, guarda che meraviglia Gianni. Day Date, nuovo scatola di garanzia, mimetico, 42 mm, soltanto 835 euro. Eh? Devi, devi essere veloce però qui, eh, direttore. Se mi perdi, se mi perdi questo, eh, li hai persi tutti. È vero o no? Sì? E beh, per avere questo prezzo, giustamente... Angelo, scusami, possiamo rivedere il Perseo? Perché no, direttore? Adesso, adesso, no, adesso sto imparando, grazie a una, 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 una persona che ho conosciuto da qualche giorno, da poco, sto imparando di no, a non dire più sì. Dico perché no. Sì. Come, come Battisti, no? È più è, è misterioso, no? Il, non è sì. Il sì è proprio sì, no? Dici perché No. Eccolo qua, Perseo, Super Perseo, Pepsi Cerachrome, mamma mia che meraviglia, 200 metri di profondità con funzione del GMT completo, veramente completo di tutto, 1300 euro considerando il fatto che l'orologio è completamente realizzato in Svizzera, amici miei, eh? qualità svizzera a tutti gli effetti, 1300 euro soltanto, Swiss Made. È confermato. Grazie caro, grazie mille, ottima scelta. Allora, andiamo a rivedere il Blue Royale che ha un prezzo strepitoso, Gianni. Il prezzo non lo dico, ma c'è davvero da compiere un'operazione al volo, al volo, al volo. E poi rivediamo il Breitling Endurance Pro, nuovo scatole garanzia 2700 euro. Questa è una meraviglia, direttore. Questo è veramente un altro pezzo che dovreste rubarmelo dalle mani, proprio. Rub... Ma veramente. Perché non lo, trovi, non lo trovi dappertutto, sai. 2700 euro, direttore. Dai 200 euro da conto, e il resto lo paghi con 55 euro al mese. O no? E poi, direttore, andiamo a vedere quello mimetico. Fino a che, gentili. 800, fino a che. Fino, allora, fino a che ne, vieni, a che ne abbiamo, amici miei fate bene, tranquilli e sereni. Ma quando poi non ne abbiamo più. No? 835 euro, un Hamilton. Nuovo, day date. Cioè, non aspettare a dicembre, che poi non, non troverai più l'orologio. Magari lo troverai con un prezzo superiore, giusto? Io, io andrei di corsa su quello, sul sul Brightling Endurance Pro, cioè proprio veloci, rischi di perderli, eh o no? E invece per l'amico Roberto, al quale mando un caro saluto, nostro amico storico, dico bene, caro? Eh? Andiamo, su, andiamo sul sull'orologio Gianni. Ho capito. Sto dicendo un nostro amico storico, Io direi più antenna sud, caro per amico Roberto. Roberto, cosa posso aggiungere davanti a, uno, davanti a un orologio così? E alla tua conoscenza, no? Perché so che insomma hai passione per questo mondo e quindi hai un livello di conoscenza molto elevato. Cosa devo dirti? Compralo. Quando ti ricapita un breguet Type 21 cassa in titanio, cinturino pelle in queste condizioni, a questa cifra piccola, 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 piccola. Andiamo sull'orologio. Non è, allora non esiste il giorno 41 direttore, è tra il 14 e il 15 eh, subito si, si allarma allora eh, poi dici che sono io draghe type 21, flyback gentile Roberto, flyback i tre contatori eh, per cui Gianni il contatore a ore 3 ha la funzione delle 24 ore quindi ti indica se sono ore diurne o ore notturne, d'accordo? Guarda che meraviglia! datare ore 6, che non segna 41, ma abbiamo detto che tra le 14 e 15. Pulsanti a pompa, coronavite. Parliamo di una grande e straordinaria entità, una grande realtà, breghe, amici miei, una delle più longeve maison della storia che ha accompagnato i più grandi personaggi storici, politici del mondo. Uno su tutti mi piace ricordare, potrei dire gli zar, potrei dire uno su tutti mi piace ricordare Winston Churchill, eh, una grande mente che amava Breguet, e non solo, eh, era anche un grande collezionista delle uova di Ochcinikov e di Fabergé. Alla grandissima, anche un grande amante della pittura, è un. Non si, diciamo che nella sua vita non si è fatto mancare nulla, è eh? un uomo di grandi passioni. Ma la passione che dovrebbe, ecco, vedi, molte volte vedi Gianni, perché tu sei anche tu, sei un attimino. Uh, se dico mediocre ti offendi? Nel senso che invece di pensare alle passioni, effimere di questo grande uomo che è stato Winston Churchill. Lui aveva una grande passione che era quella della sua nazione, del suo regno. Poi, quando tu hai questo uh, uh, quest attaccamento alla tua nazione e hai dei vizi, delle passioni uh, che vanno al di fuori del... Cioè, non capisco, vedi, tu cosa, cosa ti ricordi di Winston Churchill? Dimmi. L'alcol. Meglio non dirla questa, ma che ultimamente... Ad ogni modo, guarda, ci sono stati pochi uomini così emblematici, così... Eh, ed era un grande appassionato di Breguet, un grande collezionista di Breguet, eh, e ripeto, non solo, non solo. Era un cultore del bello, dell'arte, del, del, dell della cultura, e mi piace ricordarlo quando ho la possibilità di parlare di Breguet. L'orologio costa niente. Cassa in titanio, Gianni, quindi molto molto raro rispetto a una produzione che già amici miei eh, non ci permette di trovarla a ogni angolo di strada, un Breguet Type 21 flyback, no? Ma in titanio diventa ancora più raro, ancora più... ha eh, quel sapore di proibito, ecco diciamo così, è vero o no? Ma tutto questo che sono Luxury Washes non ve lo fa pagare. Andiamolo a vedere, 42 mm è il diametro. 42 mm il diametro, un anno 2016 veramente straordinario, bello e di grande qualità. Fallo vedere ancora una volta fai un fermo please e andiamo avanti mm? per l'amico Roberto al quale mando un caro saluto e un ringraziamento no, Allora aver... Susan, possiamo dovessi inquadrare il biller subito Buonasera. facciamo vedere il Wheeler, campione del mondo. È smaltata. Vediamo il, il campione del mondo, per favore, Gianni. Eccolo qua. Questo è, questo è il Wheeler campioni del mondo, orologio realizzato per il sessantesimo anniversario della prima Coppa del Mondo alzata dalla nostra Italia, dai nostri ragazzi del 1934. Grazie Orologio completo di tutto, orologio straordinario, orologio da non perdere, a mio modesto parere, perché sia a livello tecnico che a livello storico eh, vuol dire tanto. Eh, vuol dire tanto. La, la nostra richiesta è veramente risicatissima perché chiediamo soltanto 990 euro. C'è scatola di garanzia ufficiale Wheeler, l'orologio è in perfetto stato di conservazione, come vi dicevo anche qui due anni di garanzia, orologio completo di tutto e come vi dicevo poc'anzi realizzato per il 60 anniversario della prima volta della nostra Italia che innalzò la Coppa Rimet ovvero la Coppa del Mondo. Guarda che meraviglia, nel 1934. Orologio storico, orologio di grande qualità, poi, vedi, scala tarimetrica, scala tachimetrica, eh, il calendario completo, cioè abbiamo tutto su questo orologio, Gianni. Abbiamo veramente tutto, eh? tutto in acciaio, 9,90. Allora, eh, ringrazio l'amico Roberto per averci fatto sapere cosa ne pensa. Intanto, valutiamo questo wheeler campione del mondo. E poi, Gianni, cosa posso farti vedere? Ho tanti orologi, eh? ho tantissimi orologi. Facciamo vedere questo Lawrence, dai. Signori, vedete ho questo Lawrence Pilot, veramente, veramente, importante. Lawrence Pilot, cronografo B-Compact, datario ore 6, numeri arabi, l'orologio è nuovo, scatola di garanzia, puzzante a pompa, corona vite, bello di qualità, tutto in acciaio

L'Hamilton è cinturino telo mimetico. Ho i due testa oro, ultra Come lo vuole? Mi dici come lo vuole? Allora, uno è l'onger, lo vedi? Oro rosa, piccoli secondi a ore 6, movimento meccanico a carica manuale, guarda qua, onger, cinturino pelle, testa oro, 1290 euro. Perfetto nel suo stato di conservazione, bello e prezioso, a 1290. Un fai immagine, please. E poi c'è, lo mettiamo qua Gianni. E poi c'è il Valmont, fallo vedere qui, così si vede meglio e le faccio vedere tutti e due insieme. C'è questo Valmont in oro giallo invece, oro 18, a 9,90. A 990 euro. Sai cosa puoi dare all'amico direttore? Dovrebbe esserci l'ultimo Louis Erard, cinturino pelle, la Symmetric. Che quello che costa poco ed è di grande qualità. Valmont a 9,90. Anger 1.290 Guarda che meraviglia! Fermo immagine, please. 2016: questi sono anni 70. Eh. Li perde, eh, di, di essere veloce, che li perde. Guarda che meraviglia. Rivediamo il Lawrence Pilot. Rivediamo il Lawrence Pilot da 1800 euro a 990. Guarda che meraviglia. Un orologio professionale di alto livello, Lawrence, amici miei anche di questa maison siamo concessionari ufficiali, sono veramente fiero e orgoglioso. Quale? Il Deville? Non so, sarà che la molti ancora un secondo polso. Dimmi. È ancora disponibile? Penso di sì. Sì, credo che sia ancora disponibile. Di No. Non me lo ricordo, però se ha piacere lo, 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 lo recuperiamo. Qualche minuto di pazienza lo recuperiamo e lo faccio vedere. Allora, Omega Devil, nuovo scatole garanzia da 3600 euro, 2900 euro. Prezzo finale: nuovo scatole garanzia. Nuovo scatole garanzia. Guarda che meraviglia. Sì, rivediamolo subito, il campione del mondo, eccolo qua, il Wheeler, campione del mondo, eccolo qui, guarda che meraviglia, quadrante blu con quattro contatori, scala tachimetrica, scala telemetrica, realizzato per il 60 anniversario della prima Coppa del Mondo, alzata dai nostri ragazzi italiani nel 1934, quindi viene realizzato nel 1994 a 60 anni esatti. Ed è un orologio di grande, grande collezionismo. 990 euro. Allora, è un uh, Long Island uh, meridiano. Ve lo faccio vedere subito. 990 euro. Wheeler, campione del mondo. E confermato l'Hamilton Cinturinato. Un saluto dal signor Antonio. Da Brindisi. Antonio, benvenuto. Dalla spegni da Brindisi. E quello è un bel orologio. Veramente molto carino. 800. Ma perché a quella cifra, direttore? O lo prendi o lo perdi. Cioè non hai alternative. Esatto. Un po' come questo Frank Muller. Grazie eh? a signor mille. Un po' come questo splendido e meraviglioso Frank Muller. Sì. Capisci? Invece di. Fai le cose. Come si deve, capisci? Invece. Non tu. Dimmi Gianni. Carmino. E poi ha fatto una richiesta di una volta che abbiamo. Però. Bella richiesta. Carmelo, bella richiesta. Quello è un orologio veramente molto carino, molto importante, bello, bello. Ad ogni modo, io, senza alcun impegno, chiaramente vado a mostrare questo splendido Frank Mueller Long Island Meridiano, addirittura in edizione limitata, limitatissima Gianni, di soltanto 100 esemplari mondo. Il prezzo è da scioccasione, amico mio, perché ve lo offro a 4500 euro, Frank Mueller Long Island. Edizione speciale, edizione limitata. 100 esemplari mondo. 100 esemplari mondo. Mm? Rivediamo ancora una volta lo splendido Wheeler. A 990, guarda che meraviglia. Poi Gianni abbiamo il Deville di Casa Omega. Nuovo scatola di garanzia con già movimento coaxial a 2.900 euro, scontati dai 3.6, che è il listino ufficiale eh, di Omega. Cronometro di precisione Omega Deville, nuovo scatola di garanzia a 2.900 euro, ripeto, e poi, caro poi, abbiamo il Super Pilot di casa Lorenz, eh, un cronografo B-Compax di alte prestazioni, da 1.800 euro a 9.90. Fermi immagine, please, così andiamo avanti e andiamo a parlare evidentemente di altri orologi. Eh. visto che signori parliamo di alta orologeria come avete potuto vedere Breguet, Frank Muller, Omega, vado a inserire in questa presentazione questo meraviglioso esemplare, mm. questo Zenith è il primero revival, parliamo di un orologio amici miei che ha una storia straordinaria, una storia meravigliosa in quanto a prescindere dal fatto che eh, è stato il primo, in assoluto, Gianni, cronografo di precisione con movimento meccanico a carica automatica. Da lì il nome è il primo, d'accordo? A prescindere da questo, al mito, Gianni, si aggiunge la leggenda. Perché qualche anno fa hanno rinvenuto in una mansarda, Gianni, alle Locl. Dei prototipi dell'El Primero. Hanno trovato le casse, hanno trovato i quadranti. Sono prototipi che poi in realtà non sono mai stati messi in vendita eh, perché probabilmente eh, all'epoca optarono per altre, altre tipologie, no Gianni? Allora Zenit cosa fa? Realizza il revival dell'El Primero con le caratteristiche di quei dial, di quelle casse che hanno trovato, eh, che hanno rinvenuto in questa mansarda alle Locl, no? Zanni, ma ancor di più, amici miei, cosa fa? Dona e quindi correda questi orologi con il quadrante autentico, cioè questo è stato realizzato oggi. Il quadrante che troverete nel suo corredo è un quadrante autentico, originale del 68-69. Sono quei famosi quadranti che hanno rinvenuto in questa mansata di Leloc, dove il fondatore, amici miei, aveva disegnato, aveva realizzato eh, questi pezzi per l'El Primero, che poi invece non sono mai stati messi in vendita. Credo sia davvero un livello di collezionismo sopraffine, Gianni. Avere un pezzo di storia, non di un orologino, un orologetto, Gianni, ma di un orologio evidentemente così importante come lo Zenith e il Primero. Hm? Toccare con mano la storia dell'alta orologeria. Andiamo a vedere Please, prezzo meraviglioso, oggetto raro, importante. Bellissimo, poi andiamo avanti perché gli orologi sono ancora tanti eh, da mostrarvi, ho ancora tanti orologi da mostrarvi quindi insieme a questo Zenith Gianni vado a posizionare questo Super Brightling Chronometer Navitimer Gianni, questo cronometro di super precisione di nome Brightling, di nome evidentemente altisonante come il Navitimer, parliamo di un orologio veramente di grande livello, di grande qualità, un, uh, un esemplare che evidentemente Gianni esula poi dal banale uh, vedere l'ora, no? dal banale segnatempo. Qui parliamo di orologi che hanno fatto la storia, ma soprattutto perché hanno fatto la storia? Perché dei, degli strumenti di alta precisione. Uh, da questo orologio puoi vincere uh, la velocità, la tempistica, addirittura i nodi, no? la, quindi la velocità nautica. Gianni. Uh, scala tach tachimetrica, scala telemetrica, meraviglioso Breitling, Tricompax, Navitimer, nuovo scatole garanzia. La nostra richiesta è di soltanto, Gianni, soltanto 6490 da 8000 euro di listino. Cioè, questo è un orologio che in tutti i concessionari Breitling del mondo trovi a 8000 solo luxury watches te lo offra a 6490 euro nuovo di pacca eh? nuovo di pacca 6490 poi siamo in super ottima compagnia perché l'orologio che andrete a valutare in questo momento è uno splendido Jagerle Coutre Master Compressor è uno splendido Jagerle Coutre Master Compressor Master Compressor meraviglioso, dual time, quindi con doppio fuso orario, le 24 ore, straordinario esemplare, signori, a dir poco. Parliamo di alta orologeria vera, parliamo di passione per l'alta orologeria, quando parli di Le kurt sai benissimo che stai parlando di uno dei maggiori fornitori di movimenti meccanici per le maison più blasonate al mondo. E la nostra richiesta per questo esemplare è soltanto di, Gianni, 5.900 euro. Considera che è full, full set, è completo di tutto. Anche qui, amico mio, non dovresti fartelo scappare, perché perdere questo esemplare vuol dire perdere una grande opportunità. Ed è anche pagabile con 129 euro mensili. Te lo paghi come vuoi, amico mio. L'importante è che tu lo blocchi, eh? perché se lo perdi poi non lo trovi più. Angelo, scusami, poi dovremmo rivedere il Pepsi di Rolex. Molto volentieri. Direttore, eh, come dice Mourinho, non è il mio problema. Eh, A queste cifre, a questi prezzi, o lo prendi o lo perdi, cioè le alternative st stanno a zero, o lo prendi o lo perdi. Eh? No, ma non è per essere arroganti, per essere. No, è, è proprio la verità, cioè uno deve dire le cose come stanno, giusto, direttore? Quando tu hai a disposizione un GMT Master 2 Pepsi Ceracron, in questo stato di conservazione, completo di scatole e garanzia, e chiedi 20.500 euro, cioè che altro aggiungere, direttore? L'orologio ti piace? Il prezzo è un problema? No? Chiama, compralo e mettilo via, giusto? 20.500 euro completo di scatto di garanzia ufficiale Rolex, la nostra garanzia valida per 24 mesi sul buon funzionamento, e a vita. Gianni, per quanto riguarda l'autenticità e la recita, provenienza. Eh, ho capito, direttore, a, a, per fortuna che a te, a me c'è mai il contrario, capisci? Perché è, eh, come posso dire, un abominio. Lascia stare, direttore. GMT Master 2, Pepsi c'era, l'abbiamo visto, lo stai perdendo amico mio, eh? a 20.500 euro lo stai perdendo, no, non aggiungo altro. Torniamo invece sul Jager Lecoutre Master Compressor, amico mio, Dual Time, che costa soltanto 5.900 euro, anche lì eh, ci vuole un po' di celerità in queste cose, eh? 5.900 euro, bello, completo di tutto, 41,5 il diametro. Parliamo della storia dell'altro logeria, amico mio. Parliamo dell'Olimpo dell'altra logeria, eh? Brighting Navitimer! Da 8.000 a 6.490, 6.490 euro per questo esemplare nuovo scatole di garanzia, e poi numero 3. E lo Zenith. È il primero revival. E lo Zenith è il primero revival, eh? Una grande opportunità amici miei di mettere in casa un pezzo di storia di alta orologeria, con quello Zenith, ripeto, che è veramente una. un'eccezione, Gianni. Veramente una grande eccezione in un mondo che evidentemente non dà grande importanza alla storia, no, Gianni? Non dà grande importanza a quelli che sono stati gli eventi più eh, importanti, vabbè. Guarda, 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 queste, guardali. sì, 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 adesso lo faccio vedere. Però guarda, 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 meraviglia questi tre esemplari. guarda, 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 meraviglia. Ah, sì, sono, sono, vedi, mancano 20 alle 19, direttore. Adesso devo far così, guarda, 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 Il guarda, WWTC, ore del mondo. Eh? Gianni, Girard Perego, WWTC, ore del mondo. Parliamo di uno degli orologi più famosi al mondo, amici miei, più noti, più ricercati, che questa azienda vi mette a disposizione una cifra sciocca, 4.800 euro. Eh? Poi addirittura un altro Breitling nuovo, scatola garanzia. E questo non dovresti farlo scappare proprio, amico mio, proprio per niente. Un Brightling chronomat, nuova edizione, new generation, eh? da 7.900 euro a 5.650, cioè 5.650 per un Brightling nuovo di pacca. Un Cronomat, non un Brightling Gianni, il Brightling con questo braccio alla cartucciera che è straordinario. Eh? Gianni, no, sai perché? Sentivo. Ma non è... Brightling Chronomat, amico mio, Brightling Chronomat. Nuovo scatole garanzia, 5 anni di garanzia Brightling, mamma mia, che meraviglia, eh? Gianni, che meraviglia. E poi, signori, ho un'altra grande opportunità, un appuntamento con uh, l'eleganza smisurata che pochi possono offrire come quartier. Cartier. Cartier Paschal Plongueur, 100 metri di profondità, i segni che vedete, amici miei, evidentemente sono le plastiche, l'orologio è in perfetto stato di conservazione, I tre capoccioni in zaffiro sui due pulsanti e il copricorona, uh, quadrante Safari, guarda che meraviglia, Paschat meraviglioso, Paschat straordinario, da non perdere, amici miei, da non perdere questo quartier Paschat, veramente veramente clamoroso, uh, chi ha una richiesta è full set, Gianni, 38 minuti di full set a 3.450 euro. E anche qui, amico mio, il mio invito è la, la celerità, di essere veloci per bloccare l'orologio, comprarlo e, e, e vedertelo a casa, godertelo a casa, perché è un orologio veramente straordinario. Eh. di? No, non è che devi dire così, scusami Gianni, sii sì, buono, ti prego. Uh, Bello questo cartiere, ci sono le plastiche protettive, amico mio, però l'orologio è in tonso immacolato e come ti dicevo è full set completo di tutto, ok? 3450, puoi pagarlo come meglio credi. Mm? Bello, veramente molto bello. Con i contatori ovali che non, non sono semplici da, da reperire, eh? di solito li trovi con i contatori tondi, Gianni. Uh, un fervo immagine, please. Così togliamo questi tre esemplari e passiamo ai prossimi 1 2 3 e 1 2 e 3 Allora, partiamo dal primo, ti prego Gianni. Part Bravo. Partiamo dal primo e andiamo a valutare questo splendido AquaRacer, Gianni. Acqua Razer Calibro 7, nuovo scatole garanzia con ghiera bicolore, quadrante spazzolato, 300 metri di profondità e doppio fuso orario. Datale ore 3 con lente magnificatrice e scatto rapido. L'orologio è nuovo, scatole garanzia, nuovo scatole garanzia. Gianni, la cifra è di soltanto 2900 euro. La nostra richiesta è di soltanto 2900 euro. E qui, anche qui, gentili, veloci, eh, Gianni veloci perché perderlo vuol dire perdere un, veramente una grande opportunità le cose sono due o lo prendi o lo perdi Gianni non c'è la terza chance o lo prendi o lo perdi è una questione di gusti andiamo a vedere il prossimo Gianni invece ah questo sì questo sì questo è il tudor meno caro della storia Gianni nel in un momento in cui no, i Tudor stanno aumentando di prezzo in maniera smisurata, noi vi offriamo un Tudor veramente straordinario a un prezzo ridicolo. Sempre nuovo, scatto di garanzia Gianni, nuovo di pacca. La nostra richiesta è di soltanto 2.900 euro. Eh? Proprio come il Tag Heuer, Gianni. Esatto. Proprio come il Tag Heuer. Eh? per l'altro. Due nove un per l'altro, io non li perderei, eh? sarei molto celere in questo, Gianni. Puoi chiamare, bloccarlo. Che ti devo dire, Gianni? Ci hanno tarpato le ali, Gianni. E poi andiamo a vedere il Black Bay. Il più raro, ecco, quello era il meno caro, ehm, amici miei, della nostra collezione. Questo è sicuramente il più raro, tra i più rari che noi abbiamo mai avuto, insieme al bronze. Perché Gianni? Perché parliamo di un Black Bay 58, cioè una straordinaria rivisitazione del primo diver realizzato in casa Tudor nel 1958. In realtà non è il primo diver, è il primo orologio che raggiunse i 200 metri di profondità, chiamato The Big Crown. Proprio così, Gianni. Eh? Esattamente. Allora che, che cosa, cosa succede? Che Tudor da 41 mm m, misura standard per il Black Bay lo riduce a 39, 38 mm, non mi ricordo più. 39 mm Gianni, non dici mai una cosa giusta. Eh? 39 mm. Ma lo rende ancora più eh, raro, più introvabile, perché lo realizza con cassa in argento. Argento sterling 9,25. 925 millesimi Gianni tutto marcato e punzonato eh. l'orologio è nuovo, scatola di garanzia ha un quadrante e una ghiera chocolate molto carina, veramente molto carina cinturino pelle impunturato a mano, nuovo di pacca doppio vetro zaffiro perché è uno dei pochi che, che, dei Tudor, Gianni è uno dei pochi Tudor che ha il fondello a vista eh sì, eh sì, eh sì la nostra richiesta? 5190 euro. 5190 bellissimi. Mm? Vediamoli tutti e tre. Vediamoli tutti e tre. Guardali qua: tre esemplari straordinari, tre esemplari da non perdere. Qui dovete essere veloci, amici miei. 2009 per il Tagoglio, 2009 per il Tudor eh, Black Bay. 40 Silver e abbiamo detto, scusami Gianni, 5190 per il Black Bay 58, addirittura cassa in argento, rarissimo, rarissimo, davvero. Credo che tu abbia già fatto il fermo Gianni, da un tre quarti d'ora, bravissimo, da prima che io arrivassi qui c'era ancora Vito quando hai fatto il fermo. <ride> mettiamo i Tudor a posto, mettiamo il taggoyer a posto e vado a presentarvi un altro splendido esemplare. Signori, stiamo andando molto molto veloci grazie anche alla vostra velocità, alla vostra voglia di vedere orologi sempre diversi e quindi io non posso che esserne felice, è vero no Gianni? Esatto. Eh. E quindi andiamo a vedere il Panerai. Eh? Panerai. Luminor Marina, questo piace molto al nostro amico Lauro, eh? Eh, piace veramente tanto al mio amico Lauro, eh, però lo devo far vedere Gianni, eh? non posso... Eh? l'ho tenuto in ultimo, l'ho tenuto per ultimo da questa grande eh, carellata no? di, 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 di orologi veramente meravigliosi eh? veramente meravigliosi io penso di non averne trascurato neanche uno no, li ho fatti vedere tutti già. Eh? no, ce ne sono ancora due tre che non ho fatto vedere, adesso li facciamo vedere uno, due e tre Parliamo intanto di questo lumino, ci mancherebbe altro. Ma Gianni, vedi, qui non c'è bisogno di me che io parli di questo orologio. Qui i nostri amici lo sanno già. Sanno già che se vogliono un orologio importante, un orologio raro che rasenta l'unicità, perché parliamo di 50 esemplari in mondo, hai bisogno che io dica qualcosa. Qui devi chiamare, devi dire quanto costa. Tot, fai il bonifico, fatto, capisci? 44 mm. Movimento meccanico a carica manuale, orologio nuovo, praticamente un OS, chiaramente mai indossato, ancora con le sue plastiche originali. Poi ci sono le nostre a proteggere appunto gli orologi. Il fondello di questo esemplare, Gianni, è un capolavoro perché vi è inciso tutta la splendida veduta di quella meravigliosa Portofino che ha fatto incantare il mondo, eh, Gianni? Portofino. Realizzato per il decimo anniversario dell'apertura della boutique tra le più importanti al mondo, appunto in Portofino, Panerai ha voluto premiare i propri clienti con un'edizione super speciale, appunto, di 50 esemplari mondo. Eh Gianni, 50 esemplari mondo. Quindi, cosa, cosa posso aggiungere? Non lo perdere. Se perdi questo orologio adesso, lo hai perso per sempre, perché dove lo troverò io? Un altro 50 esemplari mondo, Gianni? Un, già, già i panerai sono rari, eh, già i panerai è difficilissimo trovarli e reperirli. Se poi pensiamo a un'edizione così speciale, così limitata, beh, tesoro mio. Sono soltanto 50 gli esemplari nel mondo e uno di questi fortunati possessori potresti essere tu. Come, Gianni? Semplicemente chiamandolo 080-697-7150. Bellissimi! Veramente oggi abbiamo visto orologi bellissimi. Eh, fai un fermo, please. Sì, poi, amici miei, se c'è qualche orologio su quale uh, volete che io mi soffermi... Una un attimino di più, basta chiedere, eh? basta chiedere, sapete come si fa, 080-697-7150, eh, chiamate, io vi mostrerò meglio, insomma. Mm? Ma devo andare veloce perché devo farli vedere tutti i direttori. Non è che possiamo star qui, dobbiamo cercare di mostrare più orologi possibili, ne abbiamo tanti, questa azienda fa dei grandi sacrifici per darci questa grande scelta, per darvi questa grande scelta, amici miei, e quindi è giusto anche Starli tutti, eh? Subito, non ho capito. dobbiamo andare veloci perché il tempo è tiranno. Allora, andiamo Allora, non facciamo attendere l'amico Franco, eh. Gentile signor Franco, io adesso non so se lei è già nostro amico, un vecchio amico, un nuovo amico. È nostro amico. È nostro amico. Allora, Franco, intanto benvenuto, ben ritrovato. Ehm... Mostriamo un attimino, se mi, se mi è concesso un attimino, interrompiamo questa presentazione per andare a vedere il sub per il signor Franco. Allora, Franco, ecco a lei questo splendido e meraviglioso tiera ceramica. Submariner 41 mm Starbucks. Submariner 41 mm Starbucks. Veramente molto, molto, molto... Importante l'orologio. L'orologio è il nuovo scatole garanzia, punto. E la nostra richiesta, pensi un attimino, signor Franco, è di soltanto 18.500 euro. 18.500 euro. L'orologio è il nuovo, scatole garanzia. Signor Franco, anche qui le chiacchiere stanno a zero. Se ti piace, lo prendi e stai contento. A questo prezzo? A 18,5? Lo Starbucks? Signori, questo, questo è un orologio, vabbè, è inutile che sto qui, cioè, queste sono cose che, che, che le sanno tutti quanti, cioè, se le so io le sanno tutti, voglio dire, io, lo sapete amici miei, io non è che il 100% dei concessionari Rolex non ce l'ha. così come non hanno il Daytona, così come non hanno il Pepsi, cioè questo, il livello di eh, eh, reperibilità di questo orologio eh, è uguale al Daytona a ceramica, al Pepsi, giusto direttore o sto dicendo... non ho capito. Ho fatto una domanda, dico bene o dico sbagliato? Quindi a 18,5 se vuoi un orologio di alto profilo, di alto livello eh, che ti consente di avere qualcosa di elitario perché poi ripeto, ormai avere determinati modelli risulta essere qualcosa di no, elitario qualcosa di eh, per pochi eletti ma soprattutto mettere i soldini al calduccio, no? diciamo la verità se, se mi posso permettere Qui c'è l'orologio, il nuovo scatola garanzia a 18.500 euro, amico mio. Come, come, come fa il nostro amico eh, su, eh, su, sui social. Ecco a lei, vai. 18.500 euro da non perdere. Adesso fermo immagine per cortesia e andiamo a vedere i tre esemplari che ho già preparato lì. Prima che qualcuno li Gianni, Vai. Allora, il primo è questo spegno: date just, addirittura quattro cifre, 1603. Anche qui la storia è lunga, ma un orologio di grande livello, di grande qualità. Rolex quattro cifre vuol dire Rolex introvabili, vuol dire Rolex che stanno aumentando di valore in maniera straordinaria. La nostra richiesta è di 5.250 euro. 5200, fammi controllare perché non si sa mai. Eh? 5.250 ha detto bene, caro. 36 mm, Vetroplex, scatto lento. 5.250 per questo spedito Datejust, 36 mm, 1603 la referenza. Il numero 2 Gianni è un Rolex Date 34 mm bracciale Oyster. E la nostra richiesta, caro Zanni, è di soltanto 6.500 euro. Sino poi ad arrivare a un altro Date Just più recente, in questo caso parliamo di un 5 cifre, 16.234 la referenza, bracciale Jubilee. Quadrante blu soleil, indici a bastoni, Gianni, che non si vedono, ma ci sono, vedi? <ride> la ghiera, in questo caso, è tutta zigrinata ed è in oro 18, oro 18 carati, oro massiccio, così come le finiture del quadrante stesso, gli indici, le sfere e la coroncina, ore 12, Gianni. Eh? Tutto completamente realizzato in oro bianco. La cassa, il bracciale in acciaio, vetro zaffiro. Scatola di garanzia ufficiale Rolex, Gianni, 7.550 euro, 7.550 euro, vediamoli tutti e tre e devo dire che sono veramente molto soddisfatto perché oggi siamo andati veramente veloci, eh? spediti come, eh Gianni, spediti come? 7.550 partendo da destra verso sinistra, 6.5 il date 34 mm, poi addirittura un Rolex 4 cifre, un 16.03 a 5.250, ok? Siamo a posto? Il fermo immagine l'hai fatto da, da settimana scorsa, e rimettiamo via. Ok. A questo punto, signori, manca un'ora alla fine della rubrica. Manca un'ora alla fine della rubrica e abbiamo la possibilità di mostrarvi quello che volete. Amici miei, davvero quello che volete. Per cui, potete chiamare lo 080 697 7150 e indicarmi voi, evidentemente, quali sono gli orologi che più vi hanno colpito, che più vi hanno incuriosito. Perché no, Gianni? Eh? Io, da, da far mio, farei, riprenderei proprio da dove abbiamo lasciato. No? Cioè, farei un riepilogo esattamente da dove abbiamo iniziato. E quindi, il primo orologio che mi viene proprio voglia di ripresentarvi è questo Daytona Ceramica Panda Deal Zanni. Completo di scatole e garanzia ufficiale Rolex. È un 2016, caro. E la nostra richiesta è di 33.250 euro. Mm? Che ne pensi, Gianni? 33.250 euro. L'altro orologio che vorrei affiancare questo Daytona clamoroso, questo Daytona quadrante nero, eh? Zanni 2008, full set addirittura, 2008 full set ha. a 26.300 euro. Gianni, 26,300 soltanto per un Daytona 2008, full full set. Prego. Franco? Grazie a lei Franco. 26.300 euro. Scusi. Gianni, i due Daytona. Due Daytona clamorosi, uno ceramica, uno movimento Rolex. Gianni. E poi, chiaramente, di fianco a questi due pezzi da 90, c'è questo splendido, meraviglioso GMT Master 2 Pepsi, Ceracron. Io qui vorrei dire una cosa, no? eh, Adesso non so il nostro direttore eh, che notizie ha avuto e ha preso dal signor Franco, però sentivo orologi nuovi, d'accordo? Allora, questo Pepsi, giusto per ma per fare un esempio, questo Pepsi è un 2019. Gianni, ma chi è che ha comprato questo orologio e, e l'ha messo al polso? Sarà stato indossato una volta giusto per, no? Il primo giorno esci dalla gioielleria, magari con l'orologio al polso, poi arrivi a casa, lo, lo, lo richiudi, lo metti nella scatola e lo vendi, no? Perché questi orologi, amici miei, eh, difficilmente poi vengono acquistati da chi li tiene. La maggior parte di questi orologi, quei pochi orologi che mettono sul mercato, girano. No? Allora c'è il concessionario che lo vende al primo eh, collezionista, al primo fortunato, diciamo così, a chi ha eh, i livelli top a, a, per quanto riguarda la clientela, no? perché chiaramente ci sono delle priorità, ci sono delle... Eh, ma poi pochi rimangono in collezione, la maggior parte vengono messi in vendita. Questo per dire che cosa? Che il Pepsi, pur essendo 2019, è nuovo. Ha la garanzia 2019, ma l'orologio è nuovo. Ho reso l'idea. Poi uno dice, Angelo, ma io lo voglio proprio nuovo, nuovo, amico mio. L'orologio è nuovo, mancano le plastiche, ma mancherebbero? no? Anche se lo acquisti adesso. Facciamo per assurdo, no? Che andiamo dal concessionario Rolex che è qui vicino. E sempre per assurdo, amici miei, per eccesso e per assurdo, loro abbiano questo orologio, le plastiche gliele tolgono. E quando hai tolto le plastiche, il QR code, è uguale a questo. Perché questo è un orologio che è stato mai, mai indossato. Questo vale per il GMT Pepsi. Stessa cosa vale per il Daytona Cerakon. Ecco, il Daytona Rolex, no? Magari non puoi dire la stessa cosa, seppure del 2008, ma full set è completo di tutto. Perché nel 2008, amici miei, parliamo di 13 anni fa, non c'era ancora questa mania e questa uh, uh, um, corsa all'oro. Quindi la maggior parte di quelli che riuscivano a prendere il Daytona lo mettevano al polso, no Gianni? Lo mettevano al polso. E quindi è più probabile che tu lo trovi, eh, che tu lo possa trovare eh, secondo polso. Ma oggi un orologio del 2016, un Daytona del 2016 o un Pepsi del 2019, li trovi nuovi. Non possiamo dire nuovi perché hanno una garanzia già attiva, no Gianni? Ma lo stato di conservazione è pari al nuovo, giusto per darvi questa idea. Poi ci sono anche gli orologi nuovi, come, come il sub Starbucks, che è nuovo proprio, nuovo, però se tu prendi quello e prendi il Pepsi, e io non ti dico nulla, tu non lo sai qual è quello nuovo, quello usato, perché in, in verità non sono orologi che si usano, sono orologi che si comprano per plusvalenza, per remuneratività. Poi io conosco tante persone, amici miei, che eh, indossano orologi indossano il, il Nautilus le, come fosse lo Swatch ci sono anche quelle persone che comprano orologi per passione se ne, se, se ne uh, infischiano ecco, diciamo così del discorso remuneratività. Di loro comprano gli orologi, fanno la doccia, vanno in piscina, vanno al mare hanno piacere di indossarli e non, proprio non gli importa un futuro, una rivendita non gli interessa niente però devo dire la verità, per quello che è la mia modesta conoscenza del settore e della clientela sono veramente pochi sono veramente pochi. Mi sono dilungato troppo, direttore. Andiamo subito a vedere il prossimo orologio. Vai, vai, vai. Allora, il terzo l'abbiamo visto. Vediamo il quarto: Date Just Wimbledon. Non lo so, quello che avevo fatto io era meglio. Di frizzante, <ride> salutiamo, salutiamo Amico Raffaele. Salutiamo l'amico Raffaele, perché devo, perché, perché devo avercela con te, amico mio? Ah, vedi, Raffaele è uno di quelli. Raffaele, io li ho, li ho, allora io gli ho portato il Pepsi nuovo, era appena uscito. Io neanche l'ho visto, amici miei, gliel'ho dato in macchina. Eravamo in macchina e non ho avuto neanche il piacere di vederlo. L'ha preso, sì, va bene Angelina, poi. Qualche giorno dopo ci ha mandato la foto lui in piscina con il al polso. Io e Gianfranco, no, in, in realtà è così che si fa. Però, ripeto: poi ognuno, no. Eh? Meno male che ha chiuso la corona, certo. Non è mica pressapochista come te. Eh? Salutiamo anche Ivano, mio caro amico Ivano. Vediamo il uh, Wimbledon, per cortesia. Eh? Gianni, per cortesia, rimani sul pezzo. Allora, Wimbledon, nuovo scatola di garanzia. Ecco, questo per esempio è un orologio nuovo, ma nuovo a tutti gli effetti, perché? Perché anche addirittura il QR code, no? Rarissimo, rarissimo, col QR code. Questo è un orologio bello, di qualità, elegante, prezioso, lo prendi e lo metti via perché? Perché se non lo prendi lo perdi. E devi essere veloce, devi essere celere. Deciso e celere. A 14.700, dimmi. Dimmi. Che immagine? 14.700 euro. Wimbledon meraviglia. E poi, e poi, e poi, amici miei, andiamo a vedere anche questo grande, grande. Dipsy. Rolex, Deep Sea, Deep Blue. Completo di tutto, full set, 14.500 euro. 14.500 euro. Allora, dip 14.500 euro abbiamo detto, full full set. Poi, poi abbiamo questo splendido e meraviglioso esemplare. Questo splendido e meraviglioso esemplare. Date just 41 mm, movimento meccanico a carico automatica, chiaramente le finiture del quadrante sono tutte in oro bianco, sfere, coroncina ore 12, finiture degli indici. La ghiera zigrinata è uh, la nostra richiesta è di soltanto 11.650 11 euro. Eh? No, ma ieri era un altro discorso eh, legato 11.650 euro. E poi il Migaus, amico mio. E poi Milgaus, quadrante blu, vetro verde, scatola di garanzia ufficiale Rolex, prossimo alla... al ritiro della referenza. 10.390 euro. Un caro saluto dall'amico Antonio da Parma. Antonio da Parma benvenuto, eh? Benvenuto a Spagna da Splendida Parma, carina, molto carina. Ale eh, abbiamo detto 10.390 euro per il Milgaus, scatola garanzia ufficiale Rolex, ok? Poi abbiamo questo Datejust invece 36 mm che ho il piacere di mostrarvi ancora una volta con vetro zaffiro, scatto rapido, bracciale Jubilee è un 5 cifre. E la nostra richiesta è di 7.550. Adesso Gianni, per cortesia andiamo a ritroso, vediamoli tutti sino ad arrivare ai grandi professional, ai grandi Daytona. Vediamoli tutti Gianni, piano piano, decisamente con calma. Eh? Anche meno Gianni, anche meno. Anche meno. Guarda che meraviglia. La schiera dei Rolex. Sorry. La schiera dei Rolex. Eh, a queste cifre, amici miei, ci vuole velocità. Eh, bisogna essere veloci. Guarda che triss straordinario, eh? un trittico di alto profilo, di alto livello. Eh? Questo è chiossone luxury watches, amici miei. Daytona ceramica, Daytona Rolex acciaio. GMT Master 2, Pepsi ceracrom. Eh? Che meraviglia. Ok, sistemiamo. Manca mezz'ora circa alla fine, amici miei. Se c'è qualcosa che posso fare per voi, lo sapete, basta chiamare allo 080 6977 150, siate veloci, decisi. Così si fa Gianni. Va bene, poi andiamo a vedere questo splendido e meraviglioso Tudor Black Bay GMT. Ti capisco Gianni, ti capisco. Tu pensi di essere l'unico con questa patologia, invece io ne conosco tanti Gianni, ahimè. Tudor Black Bay GMT, ghiera Pepsi, 4.500 euro, parliamo di un orologio nuovo, scatola di garanzia, parliamo di Tudor amici miei, eh, che come voi ben sapete è in forte ascesa, ma non è questo quello che è fondamentale quanto eh, oggi un buon livello di orologio a un prezzo introvabile, no? Dico bene? 4.500 euro per questo splendido Tudor Black Bay GMT. Lo metto qui Gianni, se non ti dispiace. Eh? Si vede bene? Bravo. Tudor Black Bay GMT. A 4.500 euro. Il numero 2. Pagabile anche con 99 euro mensili. Se vuoi te lo paghi anche 99 euro al mese. Pensa a te. Poi abbiamo il... Più rappresentativo, rappresentativo dei Tudor, no? Questo è l'Eritage Crono Blu. Heritage Crono Blu, 4.300 euro. 4.300, sorry, 4.300 euro. Guarda che meraviglia. Nuovo, nuovo Gianni, nuovo di pacca, eh? A 4.310, ghiera smaltata, B-Compax, questo quadrante è veramente più unico che raro. 41 mm, 4.300 euro. E il numero 2. Il numero 3. Questo splendido Brightling Super Ocean, 500 metri di profondità caro. 500 metri di profondità, 5 anni di garanzia Breitling, datario con scatto rapido, cronometro di precisione, caro, nuovo scatto di garanzia, 3.950 euro. 3.950 euro per questo splendido Breitling Super Ocean, davvero da non perdere. Guarda che meraviglia. 3.950. Lo metto qua. Mm? Si vede bene Gianni? Veramente? Dai dai, se non ci credo. Veramente? Da dagli quelli... Quelli vuoti, eh, se non sono da riparare quelli. 3950 per questo super ocean veramente di grande livello. Angelo, scusami, per il signor Franco dovessi ripresentare il Frank Muller in meridiano? Subito caro. Eccolo qua. Frank Mueller Long Island. Frank Mueller Long Island, un dial veramente di alto livello. Del resto Frank Mueller si è abituato sempre, da sempre così, no? E non solo lui, tanti altri. No. Tanti altri orologi, tante altre maison si chiamano così. Frank Muller, Long Island, edizione limitata, 100 pezzi mondo, 100 pezzi mondo, amico mio, 4500 euro. Bello, 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 eh? Numero della chaîne d'affaires, tutto lavorato a mano cerchi concentrici su smalti Ghilosè, 4.500 Euro è la nostra richiesta, amico mio, che potrai valutare e tramutare anche in 99 Euro al mese, eh? pensate, per un Frank Mueller di questo, di questo livello Gianni, per un Frank Mueller di questo grande, grande livello, 4.500 Euro 4500 per un Frank Mueller, amici miei, Long Island. Io non ricordo di aver avuto mai un Frank Mueller Long Island a meno di 7-8 mila euro. Questa addirittura è anche 100 pezzi, mondo. E poi, Gianni, passiamo da Frank Muller a Omega Deville. Guarda che meraviglia, eleganza, eleganza, qualità, quadrante ben leggibile, luminoso, nuovo scatole garanzia, che tra l'altro gode di un forte sconto perché 3.600 euro di listino ufficiale Omega diventano... 2.900 euro prezzo finale. Pagabile anche con 65 euro mensili. Se vuoi puoi anche considerare il fatto di poterlo pagare anche 65 euro al mese, ma prenotalo, mettilo via, tutto è subito senza grandi patemi. 2.900 euro. 2900 euro, poi signori. Qui ho un orologio. Ho un orologio che è tra i più famosi degli ultimi arrivi degli, per i cinque anni a, appena passati. Gianni, eh. parliamo di uno degli orologi più ricercati. <coughs> Parliamo appunto di questo Tudor Royal Day Date, movimento meccanico a carica automatica, Day Date con movimento realizzato in house, ghiera zigrinata, braccialato, nuovo scatole garanzia. Signori, io faccio una prova pulsante, eh? vediamo chi vuole essere veramente celere e veloce perché vi offro questo esemplare straordinario a 2990. A 2990 euro Tudor Blue Royal Day Date automatico, nuovo scatole di garanzia 41 mm. Il primo che arriva, amico mio, il primo che arriva lo mette via a soltanto 2990 Sì, sì, direi di sì. Scusa, mi dovresti ripresentare il cartier Pascià? All'attenzione del signor Mario. Subito, Mario. Mario, Mario. Eccolo qua, Mario. Eccolo qua, il tuo cartier Pascià, Gianni. Eh? Il tuo cartier Pascià. Quadrante safari. Con questi contatori ovali, rari, Gianni, molto rari. I tre cavocioni in zaffiro a sovrastare i due pulsanti a pompa e il copri corona. Datare ore 6, lo vedi. Movimento elettromeccanico che si intende per il cronografo meccanico e il tempo, Gianni. al quarzo, 3.450 euro, Cartier Pasha, full full set, la nostra richiesta è di soltanto 3.450 euro, l'orologio è praticamente perfetto, 100 metri di profondità, 7 controlli di qualità che sono i Luxury Watches, tra cui anche l'impermeabilità come ben sapete, col doppio test e tanto discontrino che accompagnerà l'orologio insieme al suo corredo. 3.450 euro. 3.450 euro. Angelo, scusami dovessi ripresentare il GP. Molto, molto volentieri, caro. Molto, molto volentieri. Vieni qui, Gianni? E andiamo a presentare questo splendido Girard Perego WWTC. Parliamo di un orologio veramente tra i cinque più, più famosi al mondo. Eh, Girard Perego, ora del mondo, è senza dubbio tra i più noti e ricercati. Un orologio di grande qualità, di grande livello. Ha un diametro pari a 43 mm, c'è la sua scatola originale, la nostra garanzia valida per 24 mesi sul buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza, il resto amici miei è praticamente tutto originale, il cinturino è un pochino usurato, diciamo così, eh, esatto, vissuto, e invece per quanto riguarda il fondello, vedete c'è il doppio vetro zaffiro con lo stemma della Juventus, no? perché? Sì, eh, questo orologio è stato realizzato eh, per la squadra evidentemente, per i componenti della squadra della Juve e sono numerati. Hm? Quindi un orologio particolare, evidentemente anche, eh? Esatto, particolare come, anche come, come, come storia intrinseca dell'orologio stesso, eh Gianni. La nostra richiesta è di soltanto 4.800 euro Gianni. 4800 euro. Girard Perego, ore del mondo. WWTC, quattro e 8. Torniamo sul Cartier Pasha. 3.450 euro. E poi ancora una volta il Blue Royale di Casa Tudor. Day Date, movimento meccanico a carica automatica. Guarda che meraviglia. Quadrante blu soleil, braccialato. A 2.990. Poi... Questo Super Omega Devil, nuovo di pacca, da 3600 euro, 2900 euro prezzo finale. Poi abbiamo ancora questo splendido Frank Muller Long Island Meridiano. Frank Muller, Long Island Meridiano: 100 esemplari mondo. 100 esemplari mondo. Edizione speciale, edizione limitata, di uno dei più grandi uh, produttori di orologi di alto profilo, di alto livello. Questa è Frank Mueller, Master of Complication. Poi, il prezzo non l'ho detto? Lo dico, dico. 4,5: 4500 euro, poi Super Ocean. Diver di grande professionalità, questo Link Super Ocean, 500 metri di profondità, 3950 e ancora Gianni. Tudor Heritage, nuovo scatola di garanzia, 4300 euro e ancora un Tudor. Questa volta il Black Bay, questa volta il Black Bay, Pepsi, 41 mm, nuovo scatola di garanzia Gianni a 4500 euro.

Dividiamo ancora una volta il Frank Mueller, ti prego. 100 esemplari mondo, amici miei, a 99 euro al mese. Mi sembra veramente una follia. Una follia unica. Una follia unica. Frank Mueller, Long Island. Io già. Non ricordo di aver avuto mai un Long Island a queste cifre. Io a queste cifre intorno ai 5.000, abbiamo venduto i Casablanca, no? Casablanca misura, Casablanca misura piccola, ok? Perché quando poi abbiamo parlato di Casablanca con misure più grandi, già, vabbè. Però non ricordo di aver venduto mai un Long Island a meno di 8-9.000 euro, d'accordo? In questo caso, amici miei, parliamo di un 100 esemplari mondo, di un'edizione limitatissima. Vieni, vieni qui su, su di me, caro. Eh... A me va bene tutto, amici, miei, io devo, devo far vedere più orologi possibili, devo andare veloce, voi dovete essere più veloci, più, più, più decisi. A me va bene tutto, però ci sono delle cose che davvero io faccio fatica a comprendere, no? E non sarei, non mi chiamerei Angelo Menga se non ve lo facessi notare. Allora, un orologio che ha 100 esemplari mondo, 100 esemplari nel mondo, e parliamo di Frank Mueller. Parliamo di un Long Island che già, dicendo Long Island, dovresti pensare agli 8-9 mila. Edizione limitata di un Long Island, 13-14-15 mila euro. Io te lo sto offrendo a 4.500 euro, 4.500 euro, ma non ti piace il colore del cinturino? Lo cambi, eh, costa, il cinturino originale Frank Muller costa intorno ai 350 euro. 4,5, 3,50 fa 4,8,50, 4,9. Cioè, a meno di 5.000 euro. Hai un orologio straordinario, edizione limitata, se, non, se è il cinturino è il problema. Non so se ho reso l'idea. Ma questo è un orologio da prendere, da mettere via. Ma, ma, ma mettere via davvero per i propri cari perché non lo stai pagando. Non stai pagando nulla di quello che è il mondo, Frank Mueller. Perdonami. E il mio pubblico a conoscenza molto molto più elevata rispetto a me e rispetto a quello che sto dicendo adesso. Quindi davvero, amici miei, mi sembra superfluo, però è fondamentale. Io non posso andarmene soddisfatto di qua non dicendovi queste parole. Con la massima umiltà, amici miei, che, 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 che credo ci contraddistingua. Ma qui, Gianni, andiamo a vedere l'orologio. Cioè, Qui stai veramente parlando di, del prezzo di un orologio banalotto. Quando in realtà stai parlando di qualcosa che è iconico, come il Frank Mueller Long Island, 100 esemplari mondo, 100 esemplari mondo, Long Island meridiano, 4.500 euro prezzo finale, pagabile 99 euro al mese. Ma, ma adesso, davvero, a parte tutto, signori, perdere questa grande opportunità. La, la rimpiangerete perché non sarà l'ultimo Frank che vi mostrerò, eh? non sarà l'ultimo Frank che vi mostrerò, ne abbiamo avuti tanti, li avete comprati tutti, tutti quanti voi siete rimasti super soddisfatti e questo per noi è motivo di orgoglio, ve ne mostrerò altri, con i prezzi quelli veri, perché questo non è un prezzo vero, questo non è un prezzo vero. Cioè se a 4.500 euro tu non prendi un Frank Mueller, mi dici che orologio compri? Direttore, tu che sei diciamo, uno abbastanza tirato alla dinosauro, cioè, con 4.500 euro, ma che orologio riesci a prendere oggi? Che abbia la storia di Frank Mueller, la conoscenza del Long Island che è uno dei modelli più ambiti di, di tutta la, la filiera Frank Mueller. Edizione limitata a 100 pezzi mondo. Master of Complication, ma dimmi tu a 4500 euro. Non lo prendi l'orologio. Prendi un orologio veramente banalotto. Eh sì. Cioè, questo questi, questi è veramente un orologio da collezione, capisci che voglio dirti? A 4500 euro. tutto numerato, tutto preciso, c'è queste plastiche per proteggerlo che però non mi fanno godere di questo fondello straordinario. Bellissimo! 4500, io vabbè, divento matto, eh, amici miei, divento veramente matto. No, poi sai come va a finire? Come, come è andato a finire per quel Omega Mark II, lo speedmaster, no? Ieri hanno chiamato in 150.000 persone, stamattina si aspettavano tutti quanti di vederlo, ma non c'era. Non c'era perché un gentile amico in replica l ha, l ha, o, o subito dopo la, la, la diretta l'ha prenotato. E poi queste cose accadono, amici miei. Ma perdere un Frank Muller a quattro... Signori, Frank Muller, tra le sue peculiarità, Gianni, e le prerogative che Frank Muller ha sempre mostrato al mondo, qual è quella più più famosa, che non ha mai regalato nulla. Gli orologi Frank Muller costano soldi veri, sempre, costavano, costano e costeranno sempre tanti soldi. Tant'è che io vi dico con tranquillità e serenità che il Long Island, che costava meno, che io ricordi, l'abbiamo venduto a non meno di 8.990, mi, mi, mi pare fosse il prezzo. Quello che costava meno, poi li abbiamo venduti da 15.000, 18, da 18.000, 25, da 25.000 e non era un'edizione limitata. Non erano 100 esemplari mondo. Allora se ti perdi questa, davvero? Se perdi questa opportunità, dimmi, dimmi cosa posso fare per te perché inizio a, 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 a preoccuparmi Gianni. Devo trovare un orologio che uh, uh, vada meglio di questo, Gianni? Rapporto qualità-prezzo? E come faccio? Come faccio? Vai. 100 esemplari mondo. Long Island, Meridiano. Frank Muller, Master of Complication, a 4.500 euro. 4.500 euro, fammi immagine, please. E poi un'altra operazione che mi sento di consigliarti in maniera più decisa, ecco, diciamo così, è questa. Vedete signori, un'altra un grande operazione. Che ti consiglio di fare in maniera celere, in maniera veloce. Prima che accada quello che tutti quanti voi sapete accadrà, perché amici miei, qui non ce n'è, no? Uh, come si dice? Non ce n'è i, ma i magoni, esatto? Come dicono a noia, eh? Non ce n'è maghi, ormai lo sapete tutti, amici miei, che cosa accadrà su questo orologio, come è accaduto già sugli altri, cioè, ma lo sapete tutti. Allora io dico, possibile che non ci sia uno di voi che voglia cogliere questa opportunità. Ma non lo devi fare per me o perché io sono le Luxury Watches, lo devi fare per te. Dovresti farlo per te. Perché sai benissimo cosa accadrà qui. Allora, quando io dicevo comprami il Gauss, comprami il Gauss, costavano 5,5, ti ricordi direttore? 5,5, 5,8, 5,9. Ci sta che lì magari qualcuno abbia avuto qualche dubbio in più, d'accordo? Perché io è da un po' che lo dico. Oggi siamo arrivati al doppio, a 10.000 e 3, 10.400, 10.390, ok? Ma l'orologio è ancora in produzione. E che cosa accade, amici miei, quando Rolex decide di ritirare una referenza? Ditemelo voi. Eh? Cosa accade? Oppure, su quale orologio non è accaduto? Ecco, facciamo il contrario. Quale orologio, voi ricordate, amici miei, di non essere più stato uh, prodotto, realizzato da Rolex? Parliamo di professionali, però non ci allarghiamo su tutti i modelli. Parliamo di professionali. Quale professionale, quale referenza è stata ritirata da Rolex uh, che non ha poi uh, portato a una plusvalenza, a una remuneratività enorme? Sono qui ad aspettare le vostre risposte. C'è Ivano l'ascolto, c'è Raffaele, ci sono grandi collezionisti, abbiamo sentito grandi collezionisti all'ascolto, loro potranno eh, dirmi qualcosa. Non ce n'è uno. Quando Rolex ha deciso, amici miei, di ritirare una referenza per eh, apporre un, un restyling, per apporre qualche modifica, il mio orologio, l'Explorer 2, amici miei, il 16570, in 7-8 anni si è triplicato, da che è stato ritirato? Qui parliamo del Milgaus, parliamo di un oggetto particolare, estroso, diverso. Oggi a 10.390 il consiglio che ti do è di prenderlo al volo, di prenderlo al volo, se vuoi. Altrimenti, amico mio, per carità, con i tuoi danari sei libero di fare quello che vuoi. Però se consideri, se consideri che l'Explorer... Stai zitto, direttore. Se consideri che l'Explorer 1... Gianni... Appena tolto, appena ritirato dalla da, da, da produzione dai 6-7 mila si è arrivati a 11-11,5 anche 12 ormai, amici miei. Questo già costa 10,5, 10,7, 10,9. No, io lo offro a 10.390, ma è ancora in produzione, apparentemente. Perché poi vai nei concessionari non c'è, giusto? Entri nei concessionari e non gesè. E quando un orologio non gesè nel concessionario, cosa succede amici miei? Che i prezzi salgono, 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 fino a che Rolex darà la notizia ufficiale che ritira la referenza 116 400 GV, ne farà una 126 probabilmente 400 GV, no, come ha fatto con, con gli altri orologi, giusto direttore? E la referenza che io oggi vi sto offrendo a 10.390, passerà a 12.390, a 13.000 euro. Ci sarà la corsa all'oro. Io ho la possibilità di offrirti questo orologio prima che succeda questo scatto. E ripeto: questo scatto non è frutto della mia sfera di cristallo, non è frutto della mia uh, pluridecenale esperienza. Lo sapete voi meglio di me. Lo sa il mondo. Io potrei impegnare questo tempo per parlare del Daytona a 33.000 rotti euro, del Daytona a acciaio a 26.300 euro, al Pepsi a 20.000 euro. Ti sto parlando di questo, che a mio modesto parere, amici miei, dovrebbe essere già a casa tua. Dovresti già custodirtelo, dovresti già coccolartelo, perché ti darà tanta, tanto amore, eh? si dice così, direttore? Tanto affetto. Eh? Tanto affetto, Gianni. Super Milgaus con scatola e garanzia ufficiale Rolex. Direttore, scatola e garanzia Rolex più la nostra garanzia, valida per 24 mesi sul buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e la città provenienza. Poi sai no, che hai il soddisfatto rimborsato, sai che hai la possibilità di pagare ogni niente al mese, sai tutto quello che devi sapere. Non sai? Sai. Mancano 4 minuti alla fine? Mancano 4 minuti, alla fine? ti faccio rivedere il Frank Mueller. Io questi due, guarda, ti posso dire una cosa, questi due li prenderei insieme. 10,4 e 4,5 quanto fa? 15.000 euro praticamente. Te li paghi 330 euro a mese e due pezzi da museo. Un Milgaus straordinario e un Frank Mueller 100 pezzi mondo. A 15.000 euro non compri Long Island. A 15.000 non compri Long Island. Gianni, domani ci sono io. Va bene, vieni qui. Allora, amici miei, io vi devo lasciare il tempo a disposizione è terminato. Cosa c'è? Cosa Gianni? Questo? Il separare è quello che noi utilizziamo per mettere. ti dava fastidio lì? Scusami Gianni, non volevo. Amici miei, io vi ringrazio, è stato un piacere stare con voi. Vi ringrazio per averci preferito in questo pomeriggio di domenica, Gianni. Ci diamo appuntamento a domani, alle ore 17 puntuali, se Dio vuole, sempre. E domani, vi assicuro, ci saranno grandi novità, eh? sono sicuro, ci saranno grandi novità come le avete, avete viste oggi, le avete viste ieri. Siamo sempre in continuo di venire, vero o no, direttore? Però occhio, perché fino a mezzanotte andranno le repliche e quindi se avete intenzione, se avete voglia, se avete curiosità, chiamate lo 080-697-7150 perché fino a più o meno a mezzanotte anche un po' di più, perché il direttore lo vedo molto... Eh, quindi anche un po' di più, chiamate, no? T tanto chiamano, e fanno bene a chiamare, perché tu non sei contento? Eh? Voi chiamate, ma... Non perdete l'opportunità e non aspettate soprattutto domani, perché domani alle 4 probabilmente ci saranno tutti e due, ma potrebbe anche essere alle 5, scusami, hai ragione, non vedevo l'ora, capito eh, Alle 5 potresti non trovare né uno né l'altro domani alle 17, te capì, Gianni? Allora io devo salutare, amici miei, con grande rammarico, con grande dispiacere, ma devo farlo. Ci vediamo domani pomeriggio alle ore 17, mi raccomando, non mancate, grazie mille della vostra attenzione e buon proseguimento di serata.